Soffia un vento a Parigi stasera, un vento che vento non è. Sono mille sospiri di amanti perduti così come noi. Sono frasi d'amore pensate, ma dette soltanto a metà. Thank you.
Tra poco toccherà anche a te. Ma sono le 4. Va bene, aspetti un momento. Ma perché ti sei alzato? Te lo portava a letto? Chi è? È il brigadiere Fummel del 16° distretto. Pronto, chi è? Fu di chi? Fummel. È il figlio? Cosa? Ma che figlio? Fummel. Pronto, qui Maigret, cos'è? Chi parla? Aristide Fummel. Beh, certo che ti ricordo. Beh, dimmi, cosa succede? Ma... Copriti bene quando esci, eh? Sì. Fa freddo fuori, sai? Adesso telefoni in ufficio che ti mandino una macchina. No, per carità, no, dovrei spiegare il come, il perché. No, prendo un taxi, figurati. No, ma che taxi, scusa, ma se vai per servizio? Vabbè, ma non è autorizzato. Devo capitare là, così, come per caso. Ecco cosa ci hanno ridotto quelli là. L'umiliazione dei sotterfugi per fare il nostro dovere. Quelli là chi sarebbero? I dottori. La nuova infornata. Io ero felice prima che arrivassero. Sì, perché i principi erano sacrosanti, più efficienza. Soprattutto basta con i metodi duri. La polizia non è sopra, ma è al servizio del cittadino. Bisogna instaurare un nuovo clima tra il popolo e la sua polizia. E figurati se non ero d'accordo io. Non l'ho sempre detto io, che un vero poliziotto deve armarsi di fantasia e di umanità invece che di leggi e di sfollagente. Certo che l'hai sempre detto. E ti sei fatto anche tanti nemici per questo. E così pensavo fosse giunta l'ora buona. Invece erano parole, sai. Nella pratica sono riusciti a complicare le cose con una valanga di disposizioni, di circolari che non ti dico. Adesso sono tutti capi. E la nostra attività sembra diventata quella di scrivere, passare carte, così. Sì, ma questo che c'entra con Fummel? C'entra sì. C'entra, perché un bravo poliziotto come Fummel, siccome non riesce a stendere un rapporto con tutte le virgole, non sa più che pesci pigliare, capisci? E deve ricorrere agli amici, e in via clandestina, con la paura poi di avere grane. Ma di che si tratta? Mi pare una cosa piuttosto strana. Un morto nel Bois de Boulogne, senza neppure un documento. Per di più gli hanno reso la faccia irriconoscibile. Ci vado anche perché spero sia collegato con l'ultima rapina. Ah, quella di ieri. L'ho letto. È pubblicato sull'edizione della notte di ieri sera. Ah, sì? Guarda, è greco.
Non avete ancora trovato niente? No, ben poco, da quanto mi ha detto Fumel. Ma pare che questo morto del Bois de Boulogne sia vestito come uno dei rapinatori. Ed è proprio nel bois che i banditi hanno lasciato la macchina rubata per la rapina. No, aspetta un momento. Mangi ancora un toast con un po' di marmellata. Grazie, caro. Povero Fumel. Fumel? Ma non è quello un po' grassoccio, con i capelli brizzolati, che ha cominciato la sua carriera con te? E dopo 20 anni è ancora brigadiere? Sì. Ma non è a lui che è scappata la moglie? Sì, 10 anni fa, ancora non se n'è da pace. Perché non l'hanno più ritrovata? No, pare si sia sposata nel Sud America e adesso pare abbia una nidiata di figli, capisci? Figli? E lui lo sa che lei... No, non gliel'abbiamo detto, a che scopo? Nel frattempo lui, per consolarsi, racconta i suoi guai a ogni donna che incontra, allora capisci? Ne trovasse almeno una. No, che... ma che sembra che se ne vada a cercare proprio nel mazzo, nessuna di diretta. Vabbè, se mi sbrigo ripasso, Ciao, tornatene a letto. Sì, 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 ma tu copriti che fa freddo. Senta, tranquilla. Sì, è vero, fa freschino. Vedi. Ciao. Ciao, Maigret. Ciao. Ciao. Buonasera, capo. Cioè, buongiorno. Sì, buonanotte. Prego. Il dottor Boron del pronto soccorso. Il medico legale non era a casa. Dov'è? Ah, qui, prego. Chi l'ha trovato? Questi due agenti, durante il loro giro di ronda. Erano le 3:12. Non ho osato muoverlo prima dell'arrivo della magistratura, ma penso trattarsi di frattura del cranio, provocata da diversi colpi. Del cranio? Ma si ha tutta la faccia sfracellata. Non so che cosa stabilirà l'autopsia, ma io ho l'impressione che colpi al viso siano stati inferti dopo, quando era già morto. Per non farlo riconoscere? Già. Vede, capo, c'è qualcosa di strano, secondo me, in questa faccenda. Ha visto? Non ci sono tracce di sangue. Anch'io l'ho notato. Eppure con quelle ferite dovrebbe averne perso un bel po'. Vuol dire che qui ce l'hanno portato dopo. E certamente con una macchina. Lì sul viale ci sono tracce di una frenata brusca. Magari è la stessa macchina usata per la rapina all'ufficio postale. Ieri sera i miei uomini l'hanno trovata qui, da queste parti. Non può essere quella, capo. Queste tracce sono ancora abbastanza fresche, non più di un'ora o due fa. Ah, venga, venga, dottore. Ecco il giudice che arriva. Buonasera. Dammi la torcia. Come può essere se soltanto ieri mattina...
Justine Quandet? Sono io. Ah, allora sono per lei. Porta via quella roba. Justine Quandet. È lei o no? Ma chi li manda? Io, mamma. Onore! Hai fatto scappare Totò. Ho aperto questo giovanotto, si vede che l'ha sentito salire. Vieni, prendi. Grazie. Non eri fuori Parigi? Si vede che sono tornato. È arrivata molta posta? Tutta lì, nel cassetto. Si è rotto un'altra volta il fornello. Devo ripararla perché è vecchia, ma è la più buona. Grazie dei fiori. Avevo dimenticato che domani è il mio compleanno. Ah, lo vedo. Non sai nemmeno in che giorno vivi. Da quando sono partito non hai più staccato i foglietti del calendario. Ma chi li hai mandati a fare i fiori se tornavi? Beh, non credevo di tornare prima di domani. Ti fermi a pranzo? C'è il bollito al fuoco? No. Oggi no. Tra qualche giorno, eh? Ma cos'hai? È venuto uno a cercarti. Dice che ti conosce. Chi è? Quando è venuto? Un'ora fa, è di là. Ti aspetta. In camera mia? E che ci fa lì? Mi pareva di aver sentito odore di pipa. Ma guarda cosa ho trovato nella tua camera, Quandè. Quando si dice il caso. Guarda, qui su questa rivista ci sono tutte le piante e le fotografie degli interni della villa Montplaisir. Ti ricordi a Versailles, dove rubarono tutti quei gioielli 5 anni fa? Io non c'entravo. Sicuro? Tanto è vero che lo hanno assolto. Già. Per insufficienza di prove. Ah, beh, non è mica colpa mia. Stava a lei trovarle. Però, questa rivista... No, signor commissario. Lei lo sa meglio di me che questa non è una prova. Solo a Parigi ne venderanno 200.000 copie. Pare che anche il signor procuratore la legga. Perché mi dai del lei? Lui ti dà del tu. Ma è il commissario Maigret? Maigret. Quello che t'ha ficcato in galera 3 volte. No, mamma. In galera è un pezzo che non ci vado. Eh sì. Dai tempi della Svizzera. Da quando il signor commissario si occupa di me si può dire che io non ho più avuto fastidio. Beh, 2 o 3 volte. Poi ogni volta per 15 giorni. Beh, 30 al massimo. Giusto il tempo di rendersi conto che io non c'entravo. Perché io sono soltanto un onesto commerciante per corrispondenza. Già, di francobolli. Appunto. Solo che ogni volta che commettono un furto un po' particolare, il signor commissario mi fa l'onore di beccarmi. Anche questa volta, vero? Cosa è successo? Beh, ne riparleremo alla centrale. Non può arrestarlo, non può arrestarlo. Che ha fatto? Mamma, ma non mi arresta mica. È un invito, vero? Devo prepararti la valigetta. Eh sì, mamma, è meglio. Io intanto offro un bicchierino al signor commissario. Ah, sì. Non c'è che del Kirsch? No, grazie. Mamma è rimasta legata alle sue abitudini svizzere. Perché ce l'ha sempre con mio figlio? Lo lasci stare. Tanto lo sa che con lui non la spunta. Si direbbe sia fiera di lui. Certo che sono fiera. È un ragazzo in gamba. Beh. Come ha fatto a sapere che mi avrebbe trovato? È più di un mese che sono fuori di casa e fino a questa mattina neanche io sapevo che sarei tornato. Stamattina alle 8... Sei stato visto nel quartiere. Ah. Sì, sono andato dal macellaio, dal panettiere a pagare i conti.
Ma perché non mi ha fatto fermare per la strada invece di venire qui? Per rivedere casa tua e conoscere tua madre. L'altra volta che sono venuto qui, 5 anni fa, lei non c'era. Sì, era in Svizzera, la mia sorella. Ascolta, Quandè, io sono qui per incarico del direttore della polizia giudiziaria. È successo che durante una breve assenza dei proprietari, i signori Moreau, il loro appartamento sia stato ripulito di tutti i preziosi. E siccome si pensa a te... Vedremo. Ad ogni modo, siccome si pensa a te, vedi, siccome mi si ritiene uno specialista, ecco, delle tue imprese, il direttore mi ha pregato di dare una mano, io ho accettato, ma non tanto per la faccenda di questo furto che andrà come andrà e che comunque non è affidato a me. Sono qui per un'altra questione che mi interessa più da vicino. Tu hai visto ultimamente Fernand? Fernand? E chi è Fernand? Andiamo su, non fare il finto tonto con me, sai benissimo chi è. È stato in guardina con te un anno fa quando fosti fermato per il furto degli arazzi, andiamo. Ah, Fernand, il gangster. Ah, signor commissario, non penserà che io abbia a che fare con quello o con qualsiasi altro? Lo so che fai tutto da solo, tu, ma io ho buoni motivi per credere che lui ti abbia avvicinato. Vedi, Fernand è stato visto da queste parti. È immischiato in qualcosa di grosso? Non mi hai ancora risposto, però. No, non l'ho visto. Veramente? Potresti però dirmi quello che hai saputo di Fernand nei giorni che hai trascorso in cella con lui? È passato tanto di quel tempo. Vabbè, ma qualche cosa ricorderai delle sue abitudini, non so. Ah, sì, sì. Ricordo che aveva un piede che gli faceva molto male, questo lo ricordo. Bada quando è... Basterebbe che lo dicessi io che sei implicato con Fernand per farti passare i tuoi più brutti momenti. E lo farò. Cioè, appena intuisco che è vero qualcosa di quello che tu neghi. Io non so niente, signor commissario. E poi lei lo sa. Io non sono una spia. E per ora comunque non accennare in polizia che sono venuto per questo, per il tuo bene. Andiamo? Mamma! No, che fai? Credi che tu ti abbia i tuoi gusti? Tieni da te, è meglio. E stai attenta a Totò, non lo far uscire per la strada con tutte quelle macchine. Non dipende da me? È proprio ridotta male, eh? Eh sì. E il fornello è spaccato e la colla non tiene. Io avevo pensato di legarla con un filo di rame. Come? Ah, sì. Mi dispiace buttarla via. Ci sono affezionato. Vabbè, ti capisco. I miei rispetti, signora Quandè. Ma che, signora Quandè? Mi chiamo Justine. Buongiorno. Non ha fatto storie, mi ha seguito tranquillo come se andassimo a fare una passeggiata invece che alla polizia. Però lei, capo, aveva capito subito che Quandè non c'entrava con il furto ai Moreau. Beh, mi pareva improbabile, non è nel suo stile. Interessante. Veramente interessante il fascicolo delle imprese o delle presunte imprese di questo ladro solitario. C'è una cosa però, lei, onore Quandè, qui risulta nato a Saint-Athlens, cantone di Losanna, Svizzera. Eppure cittadino francese, come mai? Naturalizzato. Com'è possibile? A 17 anni in Svizzera è stato rinchiuso per furto in un correzionale. Con questi precedenti come ha ottenuto la naturalizzazione? Beh, è scritto lì, legione straniera. Sì, evaso dal correzionale sono venuto in Francia e per evitare di essere rimpatriato mi sono arruolato nella legione. 5 anni, eh? Africa, Indocina, tutto periodo di guerra. Per questo ho potuto ottenere la naturalizzazione. Le mie note caratteristiche erano ottime. Certo, tranne un tentativo di diserzione. 24 ore, mi ripescarono subito. Signor direttore, gli domandi perché ha disertato? Beh, non potevo più. Non poteva più che cosa?
Beh, rispondi. Non potevi più che cosa, eh? Non potevo più. Il signor commissario mi capisce. Ma che vuol dire? Beh, sarebbe un discorso lungo. A me un po'... No, ma che... Quel tatuaggio che hai sul braccio, che cos'è? Un ippocampo, si direbbe. Mm. Segno abbastanza rivelatore della personalità, diciamo, particolare dell'individuo. Lo aveva mai visto, Maigret? Sì, c'è anche la fotografia lì nel fascicolo. C'è scritto che gliel'ha fatto un compagno alla legione. Ecco. Non ti ho mai domandato, però, perché te lo sei fatto fare? Cos'è? Ti piacciono i cavalli marini? Ne ho visto uno soltanto. Dove? A Losanna. A Losanna? A Losanna dove? Nella casa di una donna. Ma a che cosa serve parlare di cavalli marini? A scoprire chi è il suo ladro, signora. Che donna era? Una donna. Ma cos'era, la prima, da ragazzo, prima di entrare nel riformatorio? Sì. E lei aveva un cavallo marino disseccato? Sì. Era il suo portafortuna. E per portafortuna o per ricordo te lo sei fatto tatuare, eh? Così. Ne avremo ancora per molto. Siedi, siedi. Permette, direttore. Hai conosciuto molte altre donne? No. E quella invece ti è rimasta a lungo nel cuore, vero? Amadio non voleva fare delle domande a Quandè? Allora, finita la ferma nella legione, ti sei stabilita a Parigi? Sì, ho lavorato per 2 anni presso un fabbro, vicino Place d'Italie. Specializzato in serrature. Serrande, serrature. Ecco, di sicurezza. E tra l'altro ha anche lavorato in Svizzera in una fabbrica di casseforti. Non c'è niente di male? No, ma è un precedente interessante. Non è vero, Amadieu? E dopo il fabbro? Ho messo su un piccolo commercio di francobolli. Ah, hai un negozio? No, no, no. No, lavoro per corrispondenza. Compro per conto di altri. E a volte faccio da tramite tra chi vuol comprare e chi vuol vendere. E i clienti come li trovi? Con le inserzioni sui giornali. È così che mio marito gli ha scritto. Lei, signor Moreau, fa collezione di francobolli? Francia e Svizzera soltanto. Ed è così che quell'uomo è entrato in casa nostra. Quando? Nella seconda quindicina di settembre. E mio marito aveva letto l'annuncio e gli ha scritto che cosa desiderava. Lui è venuto quando mio marito era partito. Lo fece entrare nel salotto, nello studio. Mai più avrei pensato che fosse venuto per preparare il colpo. No, no, quale colpo? Di cosa mi si accusa? Di furto in casa della signora. Io? Non vorrà negare di essere stato in casa nostra. Era vestito di grigio e l'impermeabile sul braccio. Ah, sì, adesso ricordo. Sì, è una casa dalle parti di Saint-Sulpice. Sì, è il nome, quello non lo ricordo. Moreau, Joseph Moreau, Rue Princesse 10. Già, sì. Quindi ammette di essere stato in casa dei signori Moreau. Sì, ma per offrire dei francobolli, non per rubare. Va bene, questo lo vedremo. Ma perché? Che prove avete per accusarmi? Le troveremo, non dubitare. Ah, bene. E intanto su che basi mi accusate? Senti, quando ci conosciamo bene noi due, non mi direi che sei andato a casa di questi signori per vendere dei francobolli. In casa tua ci saranno, sì o no, 100 francobolli. Ma gliel'ho detto, signor commissario, non ho merce mia, io faccio da intermediario. E poi io e mia madre abbiamo bisogno di così poco. E dove tieni i tuoi risparmi? I miei risparmi? Quello che guadagno mi serve per vivere. Avrai qualche conto in banca, sotto falso nome? No. Lo domandi al signor commissario, lui lo sa. Ha già fatto indagini presso le banche. E come tira avanti tua madre quando tu sei assente da Parigi un mese, 2 mesi? Beh, i fornitori le fanno credito e quando arrivo io pago. Ah, vabbè. E a chi vendi il bottino dei tuoi furti? A nessuno.
Proprio lei, signor commissario, mi fa questa domanda. Non tenti di fare l'ingenuo. È stato arrestato più volte per furto. Sì, ma condannato una volta soltanto. E solo su indizi. E rilasciato 3 mesi prima del termine, per buona condotta. Certo, certo. Soldato esemplare, detenuto modello. Però ogni tanto dobbiamo metterlo dentro. Non è mica colpa mia. Vogliamo chiamarla sfortuna? Io non vorrei offendere nessuno parlando di partito preso. No, non fare la commedia, quando è su, anche se questi signori non ti conoscono come me, hanno il tuo fascicolo sotto gli occhi, con tutte le tue prodezze. Ecco qua, guarda qui, 1950, accusato di furto nella Villa Champion, 6 milioni di allora. Dove hai messo tutti quei soldi? Ma io non ne ho soldi, gliel'ho detto, signor commissario. Rue Tournelle, la collezione di gioielli antichi del marchese Langlois. Nel 65 poi il furto a Versailles. Ecco, e qui c'è la rivista che ho trovato a casa tua. Ecco, con tutti i piani e le foto della villa. Qui, ecco. Adesso perché ha trovato una rivista a casa mia? Basta. Questi furti dei quali sei accusato ufficialmente, per cui sei stato processato. Ma lì sono almeno annotati almeno altri 6 grossi furti che quasi certamente sono opera tua. E perché opera mia? Perché? Perché portano tutti la tua firma. Tutti commessi nelle stesse circostanze, con la stessa arte, guarda, vorrei dire. Cioè? Cioè, senza segno di scasso, di effrazioni, violenze, porte sfondate, vetri rotti, spargimento di sangue, senza tracce né impronte. Il signore entrava volando dal buco della serratura? No, ma Dio, volando, no, ma lui sa aprire le porte, a regola d'arte, vero, quand'è? Ma il suo segno caratteristico è un altro. Qual è? Lui compie i suoi furti soltanto quando è ben certo che i padroni di casa sono presenti. Tutti e 9 furti nei quali è stato implicato sono avvenuti mentre le vittime erano in casa, padroni e servitù. E non lo hanno mai sentito? Mai. Allora, come sono nati i sospetti su di lui? Ogni volta dopo lunghe indagini ho scoperto che il signor Quandè aveva frequentato per settimane, per mesi il quartiere. 2 volte ha affittato una camera mobiliata di fronte alla casa dove è avvenuto il furto, con una finestra che era ben disposta, sì, per osservare, conoscere i luoghi, le future vittime. È vero? È vero, Quandè? Ma, signor commissario, io le ho spiegato ogni volta per quali ragioni occupavo temporaneamente quei luoghi. Temporaneamente. Sì, entro certi limiti hai ragione di dirti sfortunato. Ogni volta che succede un grosso furto mi viene fatto di inciampare in te che temporaneamente non abiti con tua madre. Solo che questa volta l'abitazione dei signori Moreau non ha alberghetti o case d'affitto lì vicino. Già, no, appunto. E sì. Noi non eravamo in casa al momento del furto, nemmeno la servitù. E il ladro è entrato ugualmente, signora Moreau, scassinando malamente la serratura, rompendo un vetro, lasciando tracce, impronte. Lo stanno accusando o difendendo? Non gli avete nemmeno chiesto dove era la sera del furto, il 22 ottobre. Signora, era inutile, perché lo so da questa cartolina che ha spedito a sua madre da Orléans. Eccola qui. Dove l'ha trovata? L'ho presa poco fa a casa tua. No, una cartolina, per quello che valgono simili alibi. Sì, valgono poco, d'accordo, da soli, ma con il resto... Allora, per concludere... Signor direttore, per concludere, le dirò che lei, dietro richiesta del collega Amadieu, ha voluto interrogare il pregiudicato onore Quandè in seguito a segnalazione della signora Moreau. Io ho rintracciato l'individuo, ve l'ho portato, voi l'avete interrogato, non spetta a me adesso tirare delle conclusioni. Al più posso esprimere un parere, ma l'ho già fatto prima con lei e col collega Amadieu. Ma insomma, sarebbe innocente adesso. Luca? Sì, capo. Porta via Quandè. Sì. Andiamo? Tu? Signor direttore, signor commissario, devo firmare il verbale? Fila. Arrivederla, signor commissario. Spero di no, per il tuo bene. In borsa. E adesso noi che facciamo? Abbiate pazienza, scusateci. Vi convocheremo noi domani o al più presto. Signora. Signore. Prego.
Indecenza. Qualche parola. È qui. Signor procuratore. Per questo il suo telefono non risponde. Mi spiace si sia dovuto disturbare, signor procuratore. Stavamo occupandoci del furto in Rue Princesse. Abbiamo interrogato Onore Quandet, forse lei lo ricorda. Sì, sì, lo ricordo. Direttore, commissario Maigret, volete favorire nel mio ufficio? Va bene. Io e il sostituto Kernavel avremo delle pratiche urgenti da rivedere. Vi aspetto. E io? Capitano, che sia disposto ad andare avanti così, piuttosto delle dimissioni. In confidenza, Maigret. Lo crede davvero innocente? Beh, in questo caso è probabile. È uno che va preso con le mani nel sacco, altrimenti... Non sarebbe prudente tenerlo sotto sorveglianza? Sì, magari. Si potrebbe scoprire quello che sta macchinando, ma con quali uomini? E contro gli ordini del giudice? No. Ma semmai spetta a lei che conduce l'inchiesta. Non ho uomini neanch'io. Poi se fosse la pista sbagliata? Sbagliata, è incerta, ecco. Vabbè, ci telefoneremo. D'accordo. Signor direttore, vogliamo andare? Sì, sì, andiamo a sentirci il resto. Prego. Un'ora fa il signor ministro mi ha chiamato al telefono per farmi questa unica domanda. Signor procuratore, ha letto i giornali? Bene, è una domanda che io giro a voi. I giornali li avete letti? È un coro generale, unanime. Parigi in mano ai banditi. Parigi, la nuova Chicago. Bilancio di 6 mesi. 6 banche assaltate, 8 rapine, 5 tranquilli cittadini uccisi a colpi di mitra. Che aspetta la magistratura? La polizia che fa? Signori, sappiate che sono vivamente sorpreso nel constatare che in momenti come questi, funzionari del vostro grado e della vostra responsabilità, perdano il loro tempo in indagini di importanza secondaria. Sì, dando la caccia ad un ladruncolo. Indagini poi che a loro non competono, anche perché questa procura le ha esplicitamente affidate ad altri. Il commissario del quartiere aveva chiesto l'intervento di Maigret. Eccole, sono queste le indagini che la procura ha affidato al commissario Maigret e non la ricerca dei soliti ignoti. Bene. E adesso, signori, che rispondiamo a questa domanda? 300 uomini stanno battendo Parigi e il circondario, casa per casa. E i risultati? Dobbiamo affidarci al caso e al fiuto dei nostri uomini. Non abbiamo tracce sicure, solo vaghi indizi sull'aspetto dei banditi. Agiscono sempre mascherati e ogni volta cambia il gruppo che opera. A Crédit Lyonnais erano in 3 alti e magri. A Compagnie des Comptes uno solo era alto. Insomma, brancoliamo nel buio. E intanto lo scandalo dilaga e la stampa attacca il governo, irride alla magistratura. Beh, non è proprio esatto dire che brancoliamo nel buio. Perché? Avete trovato qualche indizio? Indizi precisi no, ma il commissario Maigret sta seguendo una pista. Ah, senza informarmi. No, beh, non è ancora una pista, signor procuratore, fino a questo momento. Non è che una mia supposizione, ecco. Perché vedi, una volta i banditi, i grandi ladri, venivano fuori da ambienti che conosciamo bene noi. Non ci voleva molto individuarli, si riconoscevano dai modi, dalla faccia, dal vestire.
Oggi le peggiori imprese sono compiute da gente insospettata. Ti trovi di fronte gente che sembra in tutto e per tutto rispettabile, figli di papà, ragazzetti di ottima famiglia. Una volta invece si andava a colpo sicuro, signor procuratore. È così, proprio così. 10 anni fa, in meno di un mese, arrestammo la banda, che l'intera banda che aveva fatto il colpo alla gioielleria Chauvin. Appunto, adesso qualsiasi persona che si incontra per strada può essere il criminale che cerchiamo. Tra milioni di persone. Boh, queste sono le cose che... Sono 6 mesi? Dicevo, sono 6 mesi che... Sono 6 mesi che cerchiamo Fernand, non siamo riusciti a sapere neppure se, non dico a Parigi, ma in Francia addirittura. Pure basterebbe averne uno fra le mani e interrogarlo, come dico io. Caro Maigret, la legge... Ah, la legge! No, tutte queste circolari, poi superiori, contro superiori... Maigret! Chiedo scusa, signor procuratore. Chi è questo Fernand? Uno della banda della gioielleria Chauvin. È il capo? No. Il capo è ancora dentro. Fernand era un suo luogotenente, uscito di prigione 8 mesi fa. E 6 mesi fa, subito dopo la prima grossa rapina, è sparito. Non se ne sa più niente. Avete prove che faccia parte di questa nuova banda? No, prove no. E allora? E allora, certi particolari di tutte queste rapine, vero signor direttore? Certo. Ricordano talmente i metodi della vecchia banda che... Sono certo che qualcuno di loro dirige anche questa. E l'unico in grado di farlo, vede signor procuratore, è Fernand. E a lui che dobbiamo arrivare, a lui che dobbiamo dare la caccia. Beh, d'ogni modo, quali sono gli ordini? Sgominare questa banda. E al più presto. Faremo del nostro meglio. Procuratore. Mi fido di lei. Grazie. Gente sorpassata. 30 anni fa facevano servizio per le strade. Gente sorpassata, Credevano l'avessi sentito. E del resto non ci vuole molto capire come la pensano. Naturalmente era superfluo dire al procuratore che speravo di avere da Coindet qualche notizia su Fernand. Però Coindet si è rifiutato di dare informazioni. Già, ma forse non ne aveva. Avanti, questo è il cappellano. Sì, avanti. Grazie. Vai, chiudi la porta. Ecco, grazie, capo. Ecco, di largo. Ecco qua. Ecco, metto qui il croissant, eh? Sì, grazie. Perché quanto vedi? Zucchero, capo? 3 abbondanti, solito. Perché vedi, io non escludo che Coindet possa avere cambiato genere di attività, ma mi secca ammettere di aver avuto sul suo conto per tanti anni un'opinione inesatta, capisci? Allora, in ogni caso, capo, sono saltati fuori tanti di quegli indizi che quasi quasi mi hanno fatto di pensarlo uno dei rapinatori, Questo è il punto, Luca. Forse sono troppi gli indizi perché si possa concatenarli. Vabbè, sarà. Per esempio, Coindet era vestito come uno dei rapinatori, come indizio mi pare piuttosto pesante, Luca, va bene, sì, passi per il vestito. Ma anche per la macchina della banda trovata al Bois. Ma quello che mi sembra sorprendente è che avevo perso di vista Coindet da un pezzo, hai capito? E neanche a farlo apposta, proprio ieri mattina mi tocca interrogarlo sul furto di Moreau. Io lo rilascio, lui ritorna a casa, si cambia d'abito, tutto elegante, va a rapinare l'ufficio postale insieme ai suoi nuovi soci. Ma andiamo... È assurdo, è pazzesco questo proprio.
L'uomo che ha svaligiato la cassaforte, era questo? No. Questo? No, no. Quest'altro, guardi bene. Ma non sono la stessa persona. Lei risponda alle domande senza commenti. Era questo? Ma come faccio a saperlo? Io gliel'ho detto. Erano tutti e tre mascherati. Uno aveva un vestito scuro. Sì, sì, scuro a righe. Questo lo ha già detto ed è a verbale. Luca? Sì, capo. Continua tu. Prego, si segue. Dunque. Lei si mette a sedere. Lasci tutto come sta, eh? Queste sono impronte di donna, certamente. Trovato qualche cosa, Merz? Ci sono centinaia di impronte, sarà difficile cavarne qualcosa. Beh, mi faccia poi fotografare questa parete con l'orologio, eh? E le fotografie che siano riprese sia dalla cassa sia dal posto lì delle raccomandate, eh? Sì. Sì, perché con tanti testimoni non si riesce a sapere dove stava quello che ha sparato, eh? Fotografo. Dunque, loro erano presenti quando signor procuratore, signor sostituto, dottore. E adesso, Maigret? È convinto della gravità della situazione? Non sono passate neanche 4 ore del nostro colloquio di stamane, ed ecco, guardi qua. Pareva che ce lo sentissimo. Ebbene, ci sono certe cose che stanno nell'aria, ma non tutti hanno il dono di percepirle. Avete trovato qualche indizio? Ben poco, sino a questo momento. Nessuna traccia del suo Fernand? No, per ora no. C'è stata una vittima? Sì, un morto. Dov'è il corpo? È lì, dottore, guardi. Eccolo lì. Se permettete. Prego, prego, anzi. Desidero conoscere l'esito del suo esame. Allora. No. E allora? Come si sono svolti i fatti? Signori, vi prego, io devo andare a casa, ho lasciato i bambini. Indietro, indietro, trattenga questa donna. Signor procuratore, signor sostituto. È avvenuto 2 ore fa, vero? Sì, circa. Erano 1:15 precise, una raffica di mitra ha fermato l'orologio proprio in quell'istante. Per entrati, 3 banditi hanno subito sparato per intimorire la gente. 2 ore fa? Sì. E i giornali si sono già tuffati sulla notizia. Ma come può entrarci Quandè in questa storia? Ma forse il morto non è lui, no? Non può essere lui. Avanti. Buongiorno, capo. Dico... Ha letto i giornali? Ti aspettavo te che mi riportassi. Lei mi dica la sigaretta di bocca. Capo, ha visto il giornale? Fuori! Capo, via, Via. Un momento. Il bandito Fernand è a Parigi. La polizia lo ignora. Chi ha passato questa notizia ai giornali? Ah, nessuno di noi. Eravamo solo in 3 a sapere che Fernand ieri era a Parigi. In 3! Io, te e la
l'agente che ci accompagnava è l'autista della macchina che si è fermato in Rue Moffetard proprio davanti alla casa dove abita la madre di Quandè. Sì, capo, ma lo sapeva il tassista. Ma... due donne. Va bene, poi... è un ragazzo che passavano di là. È un ragazzo. Poi la cassiera e tutti i camerieri del bar dove è entrato. Sì, vabbè, basta. Più i suoi complici che l'aspettavano da qualche parte. E va a sapere chi è stato a soffiare la notizia, Giorgio! Non sfrigare così! No, volevo dire, va a sapere chi è stato a soffiare la notizia. Stai calmo, stai calmo, stai calmo! E adesso... chiederà il finimondo col procuratore. Capo. Chissà, forse bisognava avvertirlo subito che l'avevamo rintracciato. Ah sì? Ah sì, eh? Perché poi il procuratore o quel baccalà del suo sostituto... Cosa c'è da ridere? Non c'è niente da ridere. O quel baccalà del suo sostituto. Potesse prendersi la soddisfazione di ordinare una retata generale facendomi scappare Fernand magari per sempre? Vedrai se non è proprio quello che faranno adesso. A proposito, fatti dare... dalla scientifica la giacca o un campione del vestito che portava il morto di stanotte. Testimoni della rapina di ieri hanno detto che uno dei banditi aveva un vestito scuro a righine. Vedi se lo riconoscono. Ma capo, avevamo stabilito che il morto... Sì, lo so. Avevamo stabilito. Avevamo. Ma non era il suo genere di attività. Potrei essermi sbagliato a riconoscere il cadavere. Comunque se ne sta occupando Fumel e in giornata dovrebbe... Avanti! Ah, proprio tu. E allora? Aveva ragione lei, capo. Sul braccio sinistro del morto c'è tatuato un cavalluccio marino. Dunque era quando ficcarsi in un tale pasticcio proprio lui. Rapina a mano armata, oppure Fernand l'ha fatto fuori soltanto perché... Perché poi... Oppure... Beh, ma tu non sei ancora andato a dormire? Sei dovuto aspettare il medico legale, la scientifica, fare quattro verbali. Vabbè, siedi e racconta. Siedi qua. Ecco. Anche il medico legale dice che è stato ucciso con parecchi colpi al cranio e che è stato portato al Bois dopo morto. Ho capito. Che c'è? Il signor procuratore... Scusi, il signor procuratore è arrivato e l'aspetta nel suo ufficio. No, adesso ci divertiamo. Grazie di essere venuto, Fimele. Vai pure a casa se vuoi, vai a riposare. Ma se non le dispiace, aspetto che ritorno. Ah, sì? Beh, come vuoi. Adesso andiamo al consiglio di guerra dei nostri cervelloni. Siede, fatti un piedolino. Grazie. Non serve sorvegliare tutti gli uffici finanziari di Parigi. Basterà sorvegliare quelli di questa zona, Champs-Élysées. Ma perché quelli e non altri? Perché è qui che i banditi tenteranno il prossimo colpo. Perché è qui che è stato visto Fernand, il loro capo. Ma potrebbe esserci andato per cento altre ragioni, non so. Fernand non è tanto stupido da farsi vedere proprio dove ha intenzione di fare il colpo. E secondo lei che ci sarebbe andato a fare? Non so, un appuntamento con la sua donna. A farsi visitare dal suo dentista, che ecco, sta appunto da quelle parti. A comprarsi un paio di scarpe al Bazar Universel, che sta appunto lì dietro. E perché no? Ecco, sa, signor sostituto, questa è un'intuizione intelligente. Prego. No, le dico le scarpe, le dico sostituto. Intuizione del signor sostituto. Potrebbe essere proprio questa la ragione che ha spinto Fernand a capitare in quella zona, che ha un piede un po' difettoso, eh? Infatti non trova mai scarpe che non gli facciano male. E il Bazar Universale è famoso per il reparto calzature, è la più grande scelta. Interessante. Non parlerà mica sul serio, Maigret. Ci dica piuttosto le sue obiezioni. Lei non crede che i banditi tenteranno il prossimo colpo in quella zona? No, ma anche ammettendolo,
Dove li pigliamo noi gli uomini per sorvegliare tutti gli uffici e le banche di quella zona? Più che ai suoi uomini, l'operazione è affidata ai servizi d'ordine pubblico. Sono ben 3 compagnie. Sì, ma sono in uniforme. E con ciò? No, no, ma è assurdo. Andiamo, signor sostituto, i banditi si accorgerebbero della trappola a prima vista, rinuncerebbero al colpo e ci scapperebbero tra le mani. Noi dobbiamo arrestarli, non solo impedire il colpo. Io non darò mai un simile ordine. Basta che lo esegua, signor commissario. L'ordine è già stato dato. Ai miei reparti? Ai suoi reparti e a quelli che con lei dovranno collaborare. E chi lo ha dato? Beh, il suo direttore. Vede, Maigret, deve capire. No? Capisco. Ho capito tutto. L'operazione è cominciata, signor commissario. Sarà bene che raggiunga i suoi uomini. Signor procuratore, signor sostituto. Ah, signor direttore, ricordo male, ma ieri lei mi aveva detto che voleva dare le dimissioni, eh? Quanti dei nostri uomini parteciperanno a questa spedizione di caccia grossa? 42. Lei ne rimangono 14 per il servizio interno. Già, ma di cui solo 9 però sono disponibili. 300 uomini bloccati ai Champs-Élysées. Solamente perché il signor sostituto ha avuto la rivelazione che qui avverrà il colpo, eh? E me ne rimangono 9 per sorvegliare tutto il resto di Parigi. Ma di quanti... Dove li sguinzaglio? Ne metterò uno qui, uno lì, uno qua, uno qui, ecco. A posto. Capo, un informatore ha telefonato di aver visto la donna di Fernand in un bar dei Mercati Generali. E Fernand invece si è fatto vedere in una zona dei Champs-Élysées. Che Fernand voglia metterci su una falsa pista? Beh, vedremo chi scoverà la lepre, se noi o il signor sostituto. La puoi, prendi 9 uomini e batti la zona dei Mercati Generali, intesi, che siano tutti in borghese però. Ci penso io. Capo, non so, mi pare che seguire la pista della donna di Ferrara può essere sbagliato. Ecco, non so, mi pare rischioso, ecco. Vabbè, certo che un rischio c'è. Ma ammetterai che è strano che questa donna vada in un bar ai Mercati Generali a 20 chilometri dal centro di Parigi. Cosa si va a fare? Ma non so, cosa ci va a fare? Io cosa devo fare, capo? Tu rimani al centralino per i collegamenti. Ah, occupati dei testimoni della rapina. Se riconoscono il vestito di Quandé, fattene fare delle fotografie da Meurs, però una serie a colori. A colori? Sì, a colori, a colori. E screpi l'avarizia. A colori. Oh. E adesso a noi. Sai quando fanno l'autopsia? Domani pomeriggio. E per il rapporto? Come? Devo proprio scriverlo io? Certo, il sostituto ha affidato a te le indagini, perché me lo domandi, scusa? Ma sa, commissario, sa che fatica faccio a scrivere? E poi finché si tratta di un rapporto al mio commissario, passi, ma al signor procuratore... Vabbè, ma scrivi come ti viene, non preoccuparti. 100 pagine di quegli imbrattacarte non hanno la sostanza di una relazione fatta da uno come te, che conosce le cose, soprattutto gli uomini. Grazie. Scrivilo, poi magari lo rivediamo insieme. Ah, grazie. Grazie, commissario. Luca? Sì, capo. Senti, Luca, ti chiamerò da fuori per le novità. Vado a casa quando è. Ma che... Se il procuratore la cerca?
Vabbè, di che sono andato a bere un ballon, di che non so, sono andato a fare un bagno. Ma insomma, di quello che ti pare, ma in fin dei conti mica possono impedirmi di occuparmi di uno che conoscevo da anni e che era quasi un amico in fin dei conti, no? Ma perché vuole sapere tutte queste cose? Cos'ha ancora contro mio figlio? E perché non si siede? Va, Totò, va. È il cane di Onore. Lo ha raccolto per la strada tanti anni fa. Aveva due zampe rotte, ma mio figlio lo ha guarito, sì? Sì, con due stecche di legno e la sua pazienza. E adesso cosa vuole ancora da Onore? Non lo ha già visto ieri? Qui non c'è, guardi pure. È ripartito per uno dei suoi soliti viaggi. Non lo sto cercando, signora Quandè. Volevo soltanto sapere... Se non gli sta dando la caccia? Gli è successo qualcosa? Ma allora... Suo figlio è morto, signora Quandè. Ho voluto comunicarglielo io. Ma chi è stato? Ha sofferto? No, non ha sofferto. Il suo corpo è stato trovato stanotte al Bois de Boulogne. Al Bois de Boulogne? Sì, l'hanno trovato lì. È stato ucciso altrove, poi l'hanno trasportato lì con una macchina. Ma allora? Come fa a dire che non ha sofferto? E perché? Perché? Che lo hanno fatto? È quello che ci chiediamo anche noi, signora Quandè. Ed è per scoprirlo che ho bisogno del suo aiuto. Lei ieri, quando lo ha visto per l'ultima volta? Aveva mangiato con me. Proprio buono il bollito, mamma. Potresti averlo tutti i giorni se te ne stessi a casa tua invece di girare la Francia come un'anima in pena. Tra qualche tempo. Chissà. È quasi l'una, bisogna che vada. Finirò di sistemare la corrispondenza in treno stasera in albergo. Conti di star via molto stavolta? Non lo so, mamma. Una settimana, 10 giorni, non lo so. Ah, ti lascio 15.000 franchi, ti bastano? Che me ne faccio di tanti soldi? Ho ancora 2.000 franchi dell'ultima volta. Tante volte dovessi tardare. Allora, mi pare che sia tutto a posto. Ciao, mamma. Non ti fai nemmeno un pisolino nella tua poltrona? No, è tardi. Dì a Totò di tenermi la bella calda. A presto, mamma. E questa? Ah, già, hai ragione. Ci ho lavorato tanto su e me la dimenticavo. Da allora non l'ho più visto.
E di Fernand? Veramente non sa niente? Oh, perché insiste così? Gliel'ho detto. Honoré non parla mai del suo lavoro. Questo Fernand, io l'ho sentito nominare per la prima volta ieri. Da lei. Mi scusi, signora, quando... E di qualunque cosa abbia bisogno si rivolga a me o al brigadiere Fimmel. No. Non ho bisogno di niente. Se poi venisse a sapere dove suo figlio ha passato queste ultime settimane... Chi me lo dovrebbe dire? Io avevo simpatia per Honoré. Vedere agli impiegati dell'ufficio postale le fotografie del vestito di Quandé. A colori, eh? A colori, c'è. Beh, c'è un'impiegata che dice di essere certissima che quello è proprio il vestito di uno dei banditi. Ah. Sì, ma è la stessa che subito dopo il fatto, quando l'abbiamo interrogata, ha detto che non ricordava nulla per la paura. Ah, beh, questo non è attendibile, allora. Certo. Gli altri? Beh, permette. Beh, molti impiegati sono ancora sotto shock, pigliano fischi per fiaschi, dicono delle cose. Gli altri, quelli che sembrano più lucidi, così, che hanno conservato la calma, dicono che potrebbe essere quello il vestito di uno dei rapinatori. Ma se gli chiedo di giurarlo, dicono che non se la sentono. E della caccia grossa del signor sostituto? Ah, da quella parte tutto tace, niente di nuovo. È stato più visto Fernand? No, 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 nessuna notizia da ieri. Senti, fai una cosa, vai in archivio e fatti dare una fotografia di Quandé e danne una copia a tutti gli uomini che stanno cercando Fernand, soprattutto a quelli incaricati di fare il giro dei bistrot, delle bettole, delle pensioni, quelli lì, eh? Ah, hai saputo qualcosa di nuovo di Quandé? Beh, ieri alle 12:30 ha lasciato la madre. Ah, e alle 13:15 ha partecipato alla rapina, è chiaro? Cioè, non saltare subito alle conclusioni come è tua abitudine, fai quello che ti dico, su, andiamo. Posso Vabbè. Entrare? Sì, capo. Avanti, 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 ci sei anche tu? Aristide, come va? Beh, niente di nuovo? Beh, sembrerà ridicolo, ma non siamo riusciti a ricavare altro da tutto quello che avevi indosso. Nient'altro che... Nient'altro che... Ha perduto qualche cosa? Nient'altro che questi tre peli. Cos'è? Li abbiamo trovati esaminando il vestito con la lente. Sì. Al microscopio risulterebbero peli di gatto selvatico. Sì? Ma in quale parte del vestito? Sulla giacca, vicino alla spalla sinistra. Ci sono anche lievi tracce di cipria, stiamo cercando la marca. Saranno peli di una pelliccia. Ma ho telefonato a parecchi pellicciai e pare non ne facciano più pellicce di gatto selvatico. Una volta le portavano i gran signori per l'automobile, ma adesso in tutta Parigi se ne faranno sì e no 10 in un anno. E come coperte da viaggio. Questo è tutto quanto le posso dire. Vabbè, meglio che niente, Marcio. La ringrazio molto, eh? Per tanto poco, commissario. Arrivederci, cari. Oh. Ecco, tante cose. No, da questa parte. Da questa parte, venga qui. Stai attento alle scale, eh? Perché sono un po'... Agente? Ecco, accompagna il signore giù all'ascensore. Oh, bene. Dunque, siamo riusciti a rintracciare Fernand solo perché sapevamo che beve dei panci al mandarino e cacao. E questi peletti potrebbero appartenere alla pelliccia di una donna che ha aiutato a trasportare il cadavere di Quandé. Ma chi porta più una pelliccia di gatto? Sai cosa devi fare, Fumer? Prendi questi peli e cerchi in tutti i garage, eh? E poi...
Ah, già, ma tu eri venuto per il tuo rapporto. Sentiamo, vai, sentiamo. Grazie. Allora. Dunque, il sottoscritto, brigadiere Aristide Fumel, qui presente. No. Proprio. È meglio. No, è meglio fare. Signore, qui presente. Se la parte di una produzione di Pans Matar. Se vuole una cosa di fare. Ecco, no, qui. È già finita stasera. Beata te. Stasera i flick non ci lasciano in pace su Boulevard. Comunque, con il freddo che fa, si sta meglio sotto le coperte. Va là, si vede che stasera hai guadagnato abbastanza. Per me invece è serata no. È proprio serata no. Senti, figurati che è arrivato uno che sapeva di vedovo. Ah, ti giuro che sapeva proprio di vedovo. Tra l'altro si era messo anche un vestito nero. Non che questa abbia importanza, comunque. Ti saluto. Te la lascio. Ci vediamo. Notte. Che ora è? Le due, signor Gustavo. Già, l'ora della ritirata. Come mai c'è ancora la chiave del signor Richard? Non è rientrato? Ma che, deve essere partito ieri notte, prima ancora che mia moglie si alzasse. La mattina, infatti, non c'era già più. Accidenti. Come mai tanto dispiacere? Ci faceva un pensierino per caso sul signor Richard? Ma che dice, signor Gustavo? È che gli avevo dato il mio orologio da riparare. Allora niente paura. Non è la prima volta che si assenta così. Sarà andato a trovare qualche zietta in provincia. Beh, buonanotte, signor Gustavo. Notte, signorina. Niente di nuovo? Tutto in regola, generale. Ecco i registri. No, no, lascia perdere, Gustavo. Di te mi fido. Non vedo l'ora di andare a nanna. Sogni d'oro, colonnello. Spotti, spotti tu.
Fernà, hai detto. Hanno visto Fernà lì ieri sera. Ah beh, tu resta lì, eh? Resta lì di posta con Metier. Piazza gli altri davanti alle filiali vicine. L'hai già fatto? Ah, bravo, bravo. Bravo la puoi. Adesso arrivo anch'io. Sì. Maigret! Ma che fai? Tutte le notti così adesso. Ma ti torna a letto? Sì, sì, adesso... Allora, spegni la luce. Allora no, la puoi. Verrò più tardi. Ma voi in campana, eh? Non riattaccare, aspetta l'apparecchio, non riattaccare. Ispettore che ha lo stomaco buono. Zuppa di cipolle a quest'ora. Io neanche a 20 anni avrei potuto. Tu sei cittadino. Io invece vengo dalla campagna, come il capo. Ne abbiamo mangiate con lui all'alba, di zuppe di cipolla. E inghiottite di birre calvadosse e vini bianchi, eh? Eh già. A proposito di vini bianchi. Mia moglie mi si è raccomandata di portargli il pesce fresco. I pesci li vendono dall'altra parte. Lo so. Vado e torno, eh. Sai, se non glielo porto, poi sono guai. No, tu intanto non perdere di vista l'agenzia, eh. Thank you.
sei tu. La sera non so più cosa far da mangiare. La notte dove appoggiar la testa per dormire se non ci sei tu. La casa è troppo grande ed io da sola non ci resisto più. Corro a cercare un amico che non abbia niente da fare e voglia star con me a sentirmi parlare, 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 parlare di te. Se non ci sei tu, non me ne importa più di riordinare il letto, di scegliere un vestito nuovo, non mi importa più. Io mi sento giù, poca voglia ho di lavorare, mio Dio come mi sto lasciando andare. Corro a cercare un amico che non abbia niente da fare e voglia star con me a sentirmi parlare, 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 parlare di te. Joseph Raison fu Marcel. E suo marito, vero signora? Sì, è mio marito. Ma Joseph non può aver fatto una cosa simile. È un uomo onesto, lo chiedo a tutti. È il primo meccanico al reparto montaggio della fabbrica qui a Javel. Guadagna bene, non è possibile. Lei si sbaglia. Temo purtroppo di no. Dov'è? Voglio vederlo. Sono venuto appunto per condurla da lui. Vengo subito. Le bambine, fra mezz'ora escono da scuola. Ah, non ha nessuno a cui lasciarle? Ho una vicina, la signora Lussac, ma in questo momento è fuori. Beh, l'ispettore l'attenderà pregandola a nome suo di tenere le bambine. Grazie. Ma non ditelo. No, no, lui dirà che suo marito non si è sentito bene in fabbrica, allora vada a prepararsi, signora, vada pure. Bye.
Come sta, dottore? Ma parla? Una sola parola. Monique. Forse il nome della moglie o di una figlia. Senti, sì. Telefona a Luca. Ci dovrà essere sempre qualcuno di voi qui, pronto appena parla a interrogarlo, eh? Certo. È l'unico filo che abbiamo per arrivare a Fernand. Tienimi informato, io per almeno un paio d'ore sarò in casa di Reson. Bene, arrivederci. Capo. Ci penso io. Si sta bene a pancia piena, eh, Gustavo? Che ne dice Dudu Bonnet, comandante? A me fa da digestivo e lei da aperitivo. E perché no? Sì che vanno a farsi un bel pranzetto. Dono. Ognuno fa il passo secondo la gamba, amico mio. Buongiorno, Gustavo. Buongiorno. Come mai c'è tanta polizia nel quartiere? Succede qualcosa? Possibile che non conosca il comandante? Prende un goccetto con noi? Non succede niente, signorina. Si tratta della solita routine del servizio, controlli, formalità... Beh, meglio così. Capirà, non è da molto che io abito qui. Beh, Gustav, se qualcuno mi cercasse... Certo, signorina. Gli spiegherò come trovarla. Grazie. Arrivederci, Gustav. Agente. Ah, di un po', Gustav. L'hai fatta vedere questa foto? Ah, se la può pure riprendere, tanto questo qui non lo conosce nessuno. No, no, tienila, tienila, lo cercano ancora. E l'altra piuttosto? Quale altra? Ma come, quella che ho distribuito ieri mattina, no? Stai a vedere che mi sono dimenticato di dartela. Questa. Ma il signor Richard... Ho messo qui dentro i vestiti e le scarpe di Reson. È la roba che mi ha detto. Va bene. Senti. Dai questa a Merce, eh? Speriamo che la scientifica trovi qualche cosa di utile. Va bene, capo. Io non ne posso più, vado a casa. Cosa facevi lì? Spiavi? Spiare io, signore. Guardavo cosa faceva lei in casa mia. Casa tua? Ah, tu sei la figlia della signora Reson. Sì, mi chiamo Monique Reson e questa è la mia sorellina. Avete finito di ficcare il naso in casa nostra? Finito, sì, finito, signorina. Sì. Monique, ah, Louis. Desidera? Sono le figlie della signora Reson? Sì. Ah. Desidera? No, niente, scusi. Ma volete chiudere quella porta? Fa un freddo cane. Porta dentro le bambine, c'è qui. Desidera? Niente, niente. Allora, permette? Prego. Thank you.
Polizia! Polizia! Uff, ancora! Permesso? Avanti! E chiude la porta! Posso rificarmi sotto? È proprio una persecuzione. Stanotte mi cacciate via dal boulevard, adesso... Si tranquillizzi, signorina, si tranquillizzi. Non sono della buon costume io. Beh, allora perché? Così, per fare due chiacchiere. Le va? È molto che sta qui. Da quando sono tornata da Canda, a ottobre. Faccio sempre la stagione a Cannes, ma quest'anno gliela raccomando. Una vitaccia, eh? Scusi, è sposata? Eh sì, ma quando mi ha infilato l'anello al dito ha preso il volo. Ah, capisco, capisco. Anche mia moglie, sa, è... No, anche lei ha preso il volo. Già. Si vede che abbiamo sposato due uccelli? Ma lo so che sei simpatico. No, no. Senta, signora, permetta che mi segga. Il ladro arrestato è morto senza aver parlato. Non c'è nessuna traccia della banda assassina. Fernand è ancora introvabile. Il commissario Maigret ferito dichiara che vuole andare in pensione. Questa è un'indiscrezione del nostro Kernavel. Piacerebbe al dottorino. Dottorino? Piacere. Sì, sì. Ma di chi parla? Di chi parla? Il signor sostituto del signor procuratore, quello che ha organizzato la caccia grossa ai Champs-Élysées. Non saremmo rimasti con un pugno di mosche in mano se mi avessero lasciato qualche uomo in più. Deve venire da lui questa notizia del mio ritiro in pensione. No. Lo ricordo anch'io, sai. L'hai proprio detto di volerti ritirare. Sì, quando? A Bergerac, quando avevi al collo l'altro braccio. Ah sì? No. Ah sì? Ma lo dissi solo a te. Anzi, te lo riconfermo. Si vede che le ferite alle braccia mi fanno venire una gran voglia di starmene tranquillo, di ritirarmi in campagna. Ma adesso c'è questa storia da risolvere e non c'è ancora un barlume di luce. Raison è morto, l'unico che poteva parlare. No, non ti muovere, vado io. Ma è tempo. Sì, vado. Pronto? Sì? Sì, casa Maigret. No, sta riposando. Ho capito. Sì, vabbè, scusi, aspetti un momento. Le femmelle. Dice di avere scoperto dove ha abitato Quandé fino alla notte in cui è stato ucciso. La giacca! Dammi la giacca. Ma cosa fai in braccio? No, 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 fa niente, dammi la giacca, ti prego, dammi la giacca. Gatto? La Pen, prego. Sì, cioè coniglio, ma se fosse gatto? Non c'è proprio confronto fra lei e il suo collega. Ma perché l'ha mandato di là? Lo conosce lei, il suo vicino? Chi, lo svizzero? Come fa a sapere che è svizzero? Ho lavorato in Svizzera 3 anni fa. Facevo l'entraîneuse in un locale di Ginevra. Poi mi hanno tolto il permesso di soggiorno. Suppongo che da quelle parti non piaccia la concorrenza. Le ha mai parlato? È venuto qui? Sono andata io da lui, una volta sola. E l'orologio? Il padrone ha detto che lei l'altro ieri gli ha dato l'orologio per farlo riparare. Ma lei adesso ce l'ha al polso, il signor Richard non è ancora ritornato, dunque è entrata nella sua stanza almeno una seconda volta. Avanti su, dica la verità.
E va bene. E mi ripeta tutto dal principio. Lei l'altro ieri lo ha visto rientrare qui, eh? Che ora era? Mancava poco alle 3. È sicura? C'era anche il padrone? Ha il suo da fare oggi la polizia. Sa se sua moglie me l'ha stirata la biancheria? Credo di sì. L'ho vista salire con un fagotto in mano. Ah. Buongiorno. Buongiorno, signor Richard. Salve, signor Richard. La sua chiave è lì attaccata. Grazie. È una persona a modo, quella. Ah, sì, sì. È più di un mese che è qui e non ha mai dato noia a nessuno. Se ne sta quasi tutto il giorno in camera sua, seduto davanti alla finestra, a leggere o ad armeggiare coi suoi francobolli. Ah, ma non hanno proprio pace oggi. Ci credo con quello che è successo. Ha letto il giornale? No. Venga. E adesso anche il signor Maigret avrà il suo da fare. Avanti. Disturbo? No, no. In cosa posso essere utile, signorina Olga? Il mio orologio va indietro. Lei che è così bravo, potrebbe darci un'occhiata. Perché no? Se me lo lascia. Che dice, sarà sporco? La molla funziona. Beh, vedremo, eh. Un bicchierino di Kirsch? Oh, no, no, per carità. Chissà quanti ne dovrò bere prima di domani mattina. Beata lei che sta qui a riparo. Deve essere un pigro, lei. Sì. Dicono così. Beh, per ora grazie, signor Richard. Arrivederla, signorina Olga. Arrivederla. Dice che gliel'ha visto fare appostandosi al buco della serratura. Ma perché tanto interesse per quand'è? Forse. Forse era innamorata. Innamorato, ma che innamorato. Alle 2 di stanotte è ritornata a riprendersi il suo orologio. Lei dice perché ne aveva bisogno e temeva di aspettare troppo. Forse è vero, capo. Sì, forse, o forse sapeva che era già morto. E se questo fosse veramente gatto, e se in qualche modo anche lei fosse nel giro di Fernand? E dov'era quando è l'altro ieri? Alle 13:15. Certo, se era all'ufficio postale per la rapina. Ha avuto tutto il tempo di tornare qui dopo essersi cambiato d'abito. Eh sì, se almeno Raison avesse parlato. Avanti! Guardi, capo. Ma questo è il vestito che hanno visto all'ufficio postale. E dove l'hai trovato? Nella fabbrica dove lavorava Raison, chiusa a chiave nel suo armadietto con questa tuta.
Bravo, bravo. Questo è il naso da poliziotto. Bravo. E, cioè, però ti tagli i capelli, eh? Ma capo, per favore. No, te li tagli. Ma quando è che lo ha ucciso? No. E dove? E perché? Sappiamo ancora niente della sua morte, né di Fernand e della sua banda. Beh, porta anche questa alla scientifica e dia a Meurs che ci mandi uno dei suoi, eh? Lei non torna alla centrale, capo? No, no, è una gran matassa imbrogliata, ma qui c'è il bandolo. E allora dobbiamo... Beh, te ne vuoi andare? Mm? Sì. Ecco. Tu, aiutami, Aristi. Cominciamo a perquisire, su. Aristide, ma che cerchi ancora? La busta di stoffa, porta tabacco. Ecco. Quella che la madre di Quandé ha visto mettere nella valigia, non si trova? Forse qui vorrebbe dire che Quandé è morto qui e io comincio a non crederci più. Piuttosto, senti, vai di sotto a telefonare, se ci sono novità, eh? Telefona alla centrale. Sì, sì, sì. Vai. Ricetta non è di gatto. La signorina Olga aveva ragione. È la pelle. Cioè, coniglio, per dove scappi? Dalla signorina, per assicurarla. No, rassicurarla di che? Se non sa niente, scusa. Dal momento che le avevamo detto di non muoversi. No, vado io a darle il controordine. Non è meglio se la tranquillizzo io? Scusa, tu sei già andata a consolarla diverse volte. Per te è pericoloso, se non sbaglio, anni fa. Tu hai rischiato di farti denunciare per sfruttamento. Era una sporca calunnia, non... So benissimo, Fiumetti, conosco. Credevi di essere innamorato tu di quella là, eh? Era una brava ragazza. Sì, brava ragazza, sì, era schedata, 3 condanne, 10 fogli di via, così. Vedi, è che ti innamori troppo facilmente, tu. È che sono così solo, commissario Magret. Eh già, e ogni volta che ti senti più solo, tu... E tua moglie, piuttosto... Non la cerchi più? Oh, sì. Quella è un'altra cosa. Ah, l'amerò tutta la vita. E sono sicuro che un giorno la ritroverò.
No? Oh, sì, certo. Senti, su adesso. Siediti là. Hai dormito stanotte? Sì, insomma, le mie 5 ore me le sono fatte. Vabbè, allora piazzati qui, e non ti muovere fino a che non ti mando qualcuno a darti il cambio. Si tratta di vedere chi va e chi viene da quelli là. Sì. Ma sarà meglio però che tu sia al buio. Fumel. Sì. Buonanotte. Ci eravamo già incontrati qualche volta uscendo. È un tipo molto gentile. Niente male. Insomma, meglio lui che Fumel, eh? Che c'entra? Aristide buffo. Ah, siamo già ad Aristide. L'ho mangiato. Ho mangiato tutta la cioccolata. Non ne ha più uno. Così prese l'iniziativa ed entrò in camera del signor Richard. E poi? E poi che? Gliel'ho già detto quello che è successo. Da quel lato niente di niente. E le dispiace, vero? No, perché? La prima volta, anzi, meglio così. Non vorrà mica aprire la finestra? No, volevo soltanto chiederle. Non le capita mai di buttare l'occhio alla casa di faccia? Dalla matta? Perché matta? La vedesse, per me è una matta, eh? Mm-hmm. Di qui si vede tutto. È una bella casa, fa piacere guardarla. Avessi io quelle specchiere, quei lampadari, che meraviglia. Certi giorni, specie d'inverno, io ci perdo le ore a guardare. Le tende sono sempre spalancate. E la mattina poi? Cos'è che la fa ridere la mattina? C'è che vede quella. Insomma, cammina per la casa senza niente addosso. Ah. Tutta nuda, parola. Certo è una donna ancora... Beh, niente male, per la sua età. Perché? Che età le dà? Oh, i suoi 40 non glieli leva nessuno. Solo che con donne che si curano come lei vada un po' a indovinare. Mm-hmm. E riceve molta gente? Beh, a parte l'amico fisso... Ah, c'è un amico fisso. E vedesse che ragazzo. Per me però è troppo giovane per lei. Certo che di soldi lei ne deve avere parecchi. Perché è giovane come... Lui? Oh, non ha 25 anni garantito. In quanto all'altro... Ah, c'è un altro. Sì, vecchio. Che classe quello. E che eleganza. Arriva in Bentley con uno chauffeur che è una meraviglia. Mm-hmm. La sua ora è quella del tè. Le 5. E si ferma la notte? No, la notte mai. Ma perché mi fa tutte queste domande? Le dispiacerebbe dirmelo? Beh, sì, mi dispiacerebbe, sì. Pazienza. Io sono rassegnata, sa? Non me ne importa niente. No, no, grazie, io fumo la pipa. Proprio come lo svizzerotto. Arrivederci. E nei guai? Ha fatto qualcosa? Beh, glielo dirò poi un'altra volta, eh? Arrivederci. Commissario? Sì? No? No. Signora, non è accaduto nulla. Nel modo più assoluto. Non mi manca nulla. E ha visto lei stesso, no? Porte e finestre sono intatte. Nessun segno d'effrazione. La macchina è pronta. Ha detto ad Harry che il commissario vuole vederlo? Il signor Harry è già uscito, madame. Mi dispiace. Ero certa che il mio segretario fosse in casa. Se desidera interrogarlo, lo manderò da lei. Ma non mi pare sia più il caso. Tutto è chiarito, no? Sì, certo, signora Wilton. Il soprabito e il cappello del signor commissario. E sembra deluso che non sia accaduto nulla. No, no, per carità, signora Wilton. Meglio così, anzi. Se non si sapesse che la polizia...
e quella cosa terribilmente seria. Direi che ha voluto farmi uno scherzo. Qualche volta anche la polizia, fa degli scherzi. Ah, sì? Sì, sì, sì. Immagino allora che avrete un grande affare. Beh, ma no, non è questo il caso. Le ho spiegato la circostanza particolare, insomma, di che ladro si tratta. E siccome ha abitato per più di 2 settimane proprio qui di fronte, allora ho sospettato e così mi sono permesso. Ha fatto benissimo. Grazie. Ha più di un'automobile lei, signora? Ne ho 2. La mia e quella per la servitù. E il segretario? Ah, la sua. Perché? È una macchina sportiva, a giudicare dal motore. Beh, scusi il disturbo, signora. Oh, che dice mai? Le sono anzi grata, riconoscente, per lo scrupolo, l'interessamento con cui tutelate la pace e i beni dei cittadini. Boh, i beni dei ricchi, la vita dei poveri, ci sforziamo di proteggere tutti allo stesso modo, se si può. Commissario? Signora, i miei rispetti. Ah, questi devono avere un gran valore, immagino, un piccolo patrimonio. Sì, è una raccolta di un certo pregio. Mio marito è un appassionato collezionista di bronzi del Rinascimento. Sir Wilton? Sì. Ma scusi, lei non è divorziata? Oh, sì. Ma Wilton è pur sempre mio marito. Ah, giusto, giusto. Giusto. Mi scusi il disturbo, signora. Con permesso. Dovrebbe aver ricevuto una dozzina di colpi. È stato aggredito da dietro. E un colpo molto violento gli ha sfondato il cranio. È morto subito. E gli altri colpi? Alla faccia, quando è caduto sul dorso. Ma con che cosa è stato colpito? Ne abbiamo parlato a lungo sulla medicina legale. Di sicuro non si tratta né di coltello, né di chiave inglese, martello, roba del genere. Escludiamo che fosse un oggetto levigato o squadrato. Di sicuro un oggetto pesante, anche abbastanza grosso. Ecco, qualcosa di questo genere, di questa forma, pressa poco. Capito, una specie di statua, eh? Sì. È un'ipotesi che ho fatto qui nel rapporto, una statuetta. Ma per l'ora della morte? Fra mezzanotte e le 2, ma piuttosto verso mezzanotte. Vabbè, io la ringrazio molto, dottore. La medicina legale ha fatto un buon lavoro. Arrivederci, dottore. L'accompagno. Di nuovo. Calma, calma, Ambrosini. Respira profondamente. E raccontami tutto della signora Raison. L'hai pedinata? No, lei no. Ma come no? Ti avevo detto di seguirla, di vedere con chi si metteva a contatto. Morto Raison, l'unico bandito che avevamo acciuffato, non ci resta che la moglie per sperare di arrivare a Fernand. E la pista di Honoré Coindé? Non sono affari tuoi questi. Tu dovevi seguire la moglie di Raison. E chi le ha detto che non l'ho fatto? Se lei non mi lascia parlare, capo. Beh, avanti, parla, su. È che ho visto subito che era tempo perso seguire quella donna. Lei stesso dice che le sembra estranea a quello che faceva il marito. Così mi sono informato dai loro vicini, Lussac. Non era questo che voleva? Vai avanti. Beh, ho saputo che lui, Jean Lussac, fa il rappresentante di strumenti musicali. Ha un figlio di 2 anni e una moglie carina. Eh sì, proprio carina. Chi ti ha detto di sedere? Siediti. Ambrosini, l'ho vista anch'io la signora Lussac, non è questo che voglio sapere. E aspetti, allora io ho pensato, sembrano brave persone, sì, però erano amici stretti di un bandito come Raison. E questo te l'avevo già detto io. E va bene, soltanto che secondo me questo Lussac fa troppi lussi per un commesso viaggiatore. Intanto marcia in Mercedes ultima serie. Ah, oh, finalmente una notizia interessante. Hai saputo altro? E ieri sera, dopo cena, Lussac è uscito e io dietro con un tassì. Purtroppo all'altezza della porta di Versailles mi ha seminato. Bravo, Ambrosini. Ma è colpa del tassista, capo. Non è voluto passare col rosso. Così sono tornato sotto casa sua a fargli le poste. E l'ho visto rientrare all'1 dopo mezzanotte. Vabbè, seguita a stargli alle costole, senza che se ne accorga.
Senti, procurati una macchina, firmo io la richiesta, ma vada a non farti seminare un'altra volta adesso. Stia tranquillo, capo. Io con Rosso passo lo stesso. Vabbè, però tieni informato, eh. Tagliati i capelli. Ma capo. Sì. Andando. Oh, salve, signor direttore. No, stavo seguendo la mia pista sulla morte di Quandè. Vede, proprio di questo volevo parlarle. Sì? Il procuratore Dumayot, sì, e il sostituto Pernavel ritengono che lei non debba più occuparsi di questo delitto. Ah? E perché? Pare che siano convinti che non c'entri nulla con la faccenda delle rapine. Ed è di questa che sono preoccupati. Le indagini non approdano ancora a nulla e... E la stampa starnazza sempre più. Lo so, lo so. Non penserà che non ne sia preoccupata anch'io, non penserà che non mi domandi anch'io fino a che punto c'entri il delitto Quandè. Scusi, lasci che se ne occupi. Il solito brigadiere Fumel, non è lui l'incaricato. Sì, ma io gli do una mano perché... Beh, sì, insomma, la cosa potrebbe portarmi a Fernò, ecco. Potrebbe. Sì. Non è troppo poco. Intanto è sfumato l'indizio del vestito. Ormai è provato che il gangster vestito di scuro era Raison. Beh, un fatto è certo, signor direttore. Anni fa, quando è conobbe Fernand, come si fa dunque a dire che il delitto quando è non c'entra con Fernand e con le rapine? Sì, forse, non c'entra. Ma io dovrei mollare proprio tutto adesso? Mi sono imbattuto in certe persone che potrebbero avere rapporto con l'omicidio del povero Quandè. Sappia allora che sono proprio queste certe persone in cui le sei imbattuto a preoccupare il procuratore. E non solo il procuratore. Ah, cioè ancora molto più in alto. Perché vogliamo fare la commedia fra noi, Maigret? Pare che al ministro sia arrivata una protesta importante che è rimbalzata fin qui. Ed ha messo in agitazione tutto lo Stato Maggiore. Ho capito l'antifona. Non devo più disturbare la signora Wilton. Stavo appunto per farle un'altra visita, ma eviterò di scomodare la signora. È dunque tanto importante il suo ex marito? Beh, direi di sì. Prego. S'accomodi lei, signorina. S'accomodi, signor direttore. Prego. Grazie. È stato fatto presente dall'alto che si tratta di un grande amico della Francia. Sir Wilton è uno straniero influente, da non infastidire. Un inglese che preferisce vivere qui piuttosto che dall'altra parte della Manica. E come mai? Preferisce come si vive qui e si sentirà più libero. Si sa, Parigi è Parigi. Beh, libero in che senso? Non è che in Inghilterra non ci sia libertà. Non faccia il collegiale, Maigret. Sir Wilton è un tipo che si è sposato 3 volte e scommetto che ce ne sarà presto una quarta, benché sia prossimo ai 70. Diciamo che non disdegna le donne, dunque. Diciamolo pure. Non disdegna nemmeno quelle da cui divorzia. È rimasto in eccellenti rapporti con tutte le sue ex mogli. Tutte, compresa l'ultima, Florence. Ah, già. Quella che sono andato a scomodare e a cui permette di portare il suo nome... Stuart Wilton. Beh, finché non infrange in maniera grave le nostre leggi la sua vita privata, non ci riguarda. Gli piacciono le donne. E allora? Ma qui ha interessi colossali. Ha avuto persino la Legion d'Onore al merito. Dobbiamo tenercelo buono, Maigret. E il figlio? Quello che ha avuto dalla prima moglie. Ci siamo. Questo è l'argomento che la interessa. Il figlio è stato sposato appena 1 anno ad una bellissima manchen di origine ungherese, Lida Herzig. Poi divorziò. Il padre prima si era opposto alle nozze, ma il figlio si era intestardito. Però, un giorno, che succede? Che il figlio si accorge che sua moglie e il padre... Ah, bella famiglia, no? Si è cercato di mettere tutto a tacere, ma qualche giornale ha parlato. Ora Lida vive a Roma con un principe italiano. Ecco, questo è quello che voleva sapere. Quando le ho detto che il figlio ha un appartamento all'hotel Giorgio Senk, le ho detto tutto quello che so.
E adesso anche lei sa tutto. Però una cosa deve promettermi: di non fare nulla senza interpellarmi. Sia tranquillo, signor direttore. Quando avrò un'idea, correrò da lei. E grazie per avermi avvertito. Prudenza, Negrè. Ah, sì, promesso, promesso. Prudenza. Prudenza. Allora, intesi, Schimmel? Intesi, capo. Devo vedere se nell'interno della Bentley del vecchio Wilton c'è una coperta di gatto selvatico. Mm. E devo fare altrettanto con la macchina del figlio. Vabbè, mi raccomando, è discrezione, la massima discrezione. Si fida di me, commissario. Ha visto come ho perquisito casa quando è. Mm-hmm. La madre neppure se n'è accorta. È vero. Ma a proposito della vecchia Quandè, strano che suo figlio non le abbia lasciato nulla. Beh, ma Quandè non sapeva mica di dover morire così presto. Ma un nascondiglio per la refurtiva dovrà pure averlo, no? Non è in casa della madre, questo è sicuro. Ho rovistato dappertutto, dai punti più impensati, e non ho trovato né somme di denaro né niente di prezioso. Anche tra i suoi francobolli i nostri esperti non hanno trovato nulla di valore. Eppure qualche francobollo raro poteva rappresentare un buon investimento. Sì, ma non da lasciare in mano ad una vecchia che sa appena leggere. Ah, Ambrosini, passa per Rue Mofetard. Dove abita la madre di Quandè? Sì, ci lasci lì, è solo una piccola deviazione. E poi corri a fare le poste al nostro Lussac. Stia tranquillo, quello me lo gioco io. Se lo ti gioca lui, se non ti levi quei baffi finti. Ma guarda un po'. Basta, per favore. Di questo non so niente. Beh, ma per forza doveva rivendere i gioielli, la roba che rubava. E dato che non era uno spendaccione, per forza avrà nascosto il ricavato in qualche posto, certamente. Se i soldi per la casa, signora Quandè, glieli dava di volta in volta, come farà adesso ad andare avanti? Hm? Non ho paura. Onore è un bravo figlio. Sono sicura che non mi lascia senza niente. Non è stato ucciso da un vagabondo. Non è un delitto fra normali e non è stato nemmeno liquidato da un complice. Poi un vagabondo non avrebbe avuto alcuna ragione per sfigurare il cadavere accanendosi sul viso e voltando le tasche di ogni cosa, compresi i fiammiferi. Un complice ugualmente non l'avrebbe fatto, sapendo che quando è stato in prigione e quindi immaginando che noi l'avremmo identificato dalle impronte digitali. Ma chi l'ha ucciso non lo conosceva e tuttavia aveva una ragione importante per sopprimerlo, capisce? Che cosa devo capire? Che quando sapremo quale colpo preparava Quandè, in quale casa, in quale alloggio si è introdotto, noi saremo molto vicini a scoprire chi lo ha ammazzato. E che non lo farà rivivere. Ah, hai già sguinzagliato i tuoi uomini? E bravo Fimel. Sì, sì, che battano tutte le gioiellerie e gli orefici. Sì, perché Quandè non si serviva di ricettatori. E anche trattorie, pizzicagnoli, panettieri. Sì, perché spesso si faceva da mangiare da sé. E cartolerie, librerie. Leggeva, scriveva il nostro uomo. Sì. Eh beh, certo, ci vuole pazienza, ma una traccia deve pur trovarsi. Appena annusi qualche cosa, fatti vivo, eh? Hai capito? Grazie. Va bene, come siamo ridotti. Per potermi occupare del caso Quandè devo far finta che è legato a quello dei rapinatori. Perché non è vero? No, e ne sono convinto da un pezzo. E non gliel'hai detto a loro? Se lo sapessero, archivierebbero subito il caso, perché l'assassinio di un piccolo ladro non conta più per nessuno.
Neanche per la giustizia. Mentre la storia dei gangster tiene tutti in agitazione perché ci sono di mezzo gli interessi delle banche, delle compagnie di assicurazioni, figurati. Ma scusi, c'è un osso che mi ha dato, ecco, non l'ho tolto. Insomma, ci sono di mezzo i grossi affari, hai capito? Ecco, ma la vita di un uomo non è forse il più grande affare di questo mondo? Fortuna che fra poco non sarò più mischiato in queste storie. È la prima volta che ti vedo soddisfatto all'idea di andare presto in pensione. Sì, è un'idea a cui mi vado affezionando, capisci? E vuoi ancora un po' di patatine? Un po' di patatine. Pensa, finalmente bere un vinello genuino, magari della tua stessa vigna, che la vedi lì, sotto, dalla finestra. Ora ricomincia a parlare della campagna, No, pensione per me equivale a campagna. Senti, ma mi farai vedere almeno la televisione? Sì, ci si tieni. Io mi accontenterò del giornale, che arriva sempre due giorni dopo. Ma non immagini quanto siano belle le notizie stagionate. È come leggere un romanzo, capisci? Bollente, mi raccomando. Per il grog siamo speciali noi. Un gettone. A lei, signore. Venga il resto. Grazie, signore. Un gettone, per favore. Ho dimenticato le chiavi a casa. Speriamo che qualcuno si svegli, se no mi tocca dormire in macchina questa notte.
qui Ambrosini. Cercate di sapere che è stata fatta un minuto fa una telefonata dal caffè des Amis. Opera 4343. Ha incaricato la signorina di dirmi che lei non c'è, vero? Bene. Le consegni questo, da parte della scientifica, con i miei più saluti. C'è la sua pelliccia di lapin. Ma, ispettore, se è per servizio, se è così, può salire. No, e perché? Se lei non vuole. Arrivederci, ispettore. Addio. Un bagno? Scusi, ma accende? Qui non ho più visto nessuna Bentley, soltanto la macchina della signora e quella della servitù. Va bene, continua. Ciao, sì, sono ancora qui. Niente, sono. E allora? E sono occupatissimo. Capo, l'ho trovato. Scusami. Ho trovato a chi era diretta la telefonata dicendo il sacco al caffè di Sami. Cosa hai detto? Ah. E levati quella sigaretta di bocca! E non si capisce quando parli! Sì. Maledetto viziaccio! Dicevo che ho trovato a chi era diretta la telefonata di Jean-Lussac dal caffè des Amis. Ci avete messo la giornata per sapere queste cose! Accidenti! E allora? Dunque, si tratta di un numero appartenente alla zona di Corbeil. Sa, Corbeil, una villa lungo la Senna, no? Di proprietà di una persona che lei conosce molto bene, una certa Rosalie... Pardon, Pourdon. Ah, Rosalie Pourdon, la bella Rosalie. Allora fate sorvegliare la casa e fatevi dare l'autorizzazione per controllare il telefono. Fai presto. Senz'altro. Un momento, che c'è di nuovo con Ambrosini? Ha raggiunto gli Ussac e compagni al caffè des Amis e li sta sorvegliando. Vabbè, allora cerca il procuratore, cercalo dappertutto, a casa, teatro, ristorante, dove vuoi, insomma, trovalo. Sì. Dobbiamo fare una riunione subito e che ci siano tutti. Bisogna sfruttare la sorpresa che siano a disposizione più uomini possibile. Avanti, corri! Ci penso io, senz'altro. Maigret, pronto! Maigret! Oh, santo Dio! Maigret! Oh, scusami! Oh, scusami, cara, guarda che stasera... No, ti volevo dire che stasera dovrai cenare da sola e anche dormire da sola. Ma come non vieni a dormire? No, non vengo, sai, non posso assolutamente, sai, ho da fare, è una cosa molto importante. Aspetta. Ciao, cara. Veramente, signor direttore, non capisco la presenza del commissario Amadier. Non è stato ultimamente distaccato alla Sûreté Nationale? E infatti... In via provvisoria e... Via, via, torniamo ai fatti. Il tempo stringe. Maigret, stava dicendo? Beh, le notizie stanno ancora arrivando, ma posso già dirvi che nella villa di Rosalie Pourdon a Corbeil è nascosto un uomo e ho motivo di credere che si tratti proprio del nostro Fernand. Qualcuno l'ha visto? No, ma le indicazioni che ho raccolto ci portano tutte a Fernand, soprattutto alla Rosalie Pourdon, quella... Certo. Lei la ricorda, direttore? Eccola. Ah sì, l'amica di Sabatini, il capo della banda dei corsi. Quello condannato a 20 anni per duplice omicidio. A Marsiglia, non è vero? Sì, appunto, Rosiglia allora fece il diavolo a 4. Sì, poi scomparve dalla circolazione, se non sbaglio. Sì, infatti si era ritirata a Corbeil.
E da lì ha continuato a mandare regolarmente lettere pacche al suo uomo, Sabatini. Ora, nel penitenziario, Sabatini stava nella stessa cella di Fernand. Molto probabilmente, ha colto nel segno, Maigret. Avrà fatto circondare la villa, suppongo. Ma naturalmente, ma di lontano, per non dare nell'occhio. Ma Corbeil non è fuori dalla sua giurisdizione, commissario. Eh? Ah, sì, è fuori. E chi l'ha autorizzato? Signor sostituto, l'operazione si svolge alle dipendenze della Sûreté Nationale. Per mio intervento, su richiesta di Maigret. Per questo, come stavo per dirle, è presente il commissario Madier. Tutto in regola, Carnavel? Certo, certo, signor procuratore. Insomma, questo è il punto. Abbiamo scoperto che un gruppo di amici di Joseph Raison, il bandito rimasto ucciso nella rapina dei mercati generali, si riunisce ogni sera in un caffè della banlieue e da lì telefonano alla villa di Rosalie. È così che Fernand si tiene in contatto con la banda e dà gli ordini. Ordini di che genere? Per tentare un altro colpo? Per avere la sua parte di denaro, credo. Infatti, ai mercati generali, Fernand non riuscì a scappare con la macchina degli altri. È naturale che si tenga in contatto con loro per avere la sua parte. Ebbene, se non li arrestiamo tutti stasera, rischiamo di non beccarli più. Come intende fare, Maigret? Glielo dirà il signor direttore. Se permette, io e il commissario Amadieu ce ne andiamo. Tutto è pronto, non c'è tempo da perdere. Signor procuratore, signor sostituto... Deve capire, signor procuratore. Allora? Niente di nuovo. La sceriffa dice che non aspetta più. E perché? Deve partire, deve fare un viaggio urgente. Aspetta lì, non ti muovere. È andata a chiedere consiglio a Fernand. Ma che pazienza, io qui mi devo squagliare. Dio un po'. Come è venuta in mente a Jules tutta questa smania di partire? Ma anche i fatti suoi a cui pensare, no? D'accordo, e non ti scaldare. Digli piuttosto di non perdere la calma, che tanto la barca non la comanda solo Luisa. Sì, 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 Rosalie, ma io devo squagliarmi, hai capito? Bene, comunque digli di stare tranquillo. Domani ci saranno novità, sicurissimo. Ha riattaccato. Passami a Madier. Pronto? Commissario Madier? Qui è la Puente. Qui a Madier. Siamo a Corbeil, pronta a entrare nella villa. Aspettiamo conferma, squadra Maigret. Dia ad Amadieu che vada pure. Io mi muovo in questo momento. Bene. Andiamo. Thank you.
tutti? Siete circondati. Mettete le mani sul tavolo. Rimanete presto! Via! Andiamo, portateli fuori! Via! Calma, calma, niente paura. Una normale operazione di polizia. Ecco, finito tutto. Ci scusi, eh? Scusi. Cosa sei lì? Cosa fai? Andiamo? Andiamo. Sì, 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 signor procuratore. Li abbiamo presi tutti. Li ha interrogati? No, non li ho ancora interrogati. Li ho divisi, aspetto che vengano anche i due di Corbeil. Benissimo, perfetto. Comunque sia prudente, Maigret. Quelli sono pronti a dire che li ha seviziati. Seviziati io? Ma solo un poliziotto stupido, senza fantasia né umanità, può ricorrere a questo per sapere le cose. Sarei un poliziotto del genere io? Per carità, non intendevo. Lei, anzi, beh, sa come sono le nuove leggi. Ma le nuove leggi mi vanno benone, sa. Il poliziotto deve avere un totale rispetto del cittadino. Non sono le nuove leggi quelle che non mi vanno, ma il modo di non farle funzionare. Questi dottori che badano alla carta invece che alla sostanza. Mi scusi, scusi lo sfogo, stia tranquillo, signor procuratore. Tutto sarà fatto secondo le regole. Buonanotte. Buonanotte. Avanti. Capo, hanno portato la signora Lussac. Che ore sono? È quasi mezzanotte. Vabbè, falla passare. Sì. Signora, si accomodi. Si segga, signora, si segga. Prego. Si accomodi. Quale assistente sociale hanno mandato per il bambino della signora Lussac? La Moran. La Moran, ah, Denise, sì, sì, oh, beh, può stare tranquilla, signora. Guardi, avrà cura di suo figlio come potrebbe avere lei. È un'ottima assistente. Ho visto, sì. Grazie per la premura. Prego. Il suo marito si chiama Jean Lussac e fa il rappresentante di articoli musicali, vero? Sì. Ma lui dov'è? Gli è successo qualcosa? Dopo che Joseph... Ah, vuol dire Joseph Raison? Sì. Mm? Joseph e sua moglie erano nostri amici. Siamo di Rimpetai. Joseph e Raison e suo marito uscivano spesso insieme? Mm? Qualche volta. Ma da quando Joseph è morto... Teme che succeda lo stesso a suo marito. Così? Ma dov'è? È qui? Ferito. No, no. No, no, non è successo niente. Posso vedere? No, no, segga, segga, signora, non subito, segga. Perché? Lo capisco, sa perché interroga me. Pensa che sia più facile far parlare una donna. Per no, è stato arrestato. Che chi è? Lo sa davvero chi è Fernand? No, mio marito non me ne ha mai parlato. Ma suo marito è in contatto con qualcuno però. Quello che so è che c'è qualcuno che dà gli ordini, non so altro. Tranne che non è stato Jean a sparare. Gliel'ha detto lui? No, ma Jean non era fatto per quella vita, si è lasciato trascinare. E poi quella macchina... Si era messo in testa di comprare la Mercedes. Ha firmato delle cambiali. Poi è venuto il momento di pagarla. Ma perché mi metti le mani addosso? Ma sono io, non ti ho detto! Non mi devi toccare! Mi aspetti nell'altra stanza, signora, mi scusi. Prego, più caro. Venga, venga, signora. Lasciatemi! Non ho fatto niente! Non ho fatto niente, lasciatemi andare! Fermo! Fatti, signora, ecco. Ho detto lasciami! Maledetti! Non vi bastate perseguitarmi con Sabatini! Ma
Rosalie, te la potevi aspettare, no? Io non c'entro con le vostre sporche faccende di poliziotti! Ah, dai, che abbiamo cominciato la carriera insieme, va? Sbirro schifoso! Io non ho voluto spartire mai niente con voi altri! Portatela di là, in quella stanza noi qua. Lasciami! E sorvegliate! Sono schifosi! Fatele in libertà! Tu vieni con me. Ed è più pericolosa di te. Graffia e morte, accidenti. Sì? Entra, Fernando. Voi aspettate fuori. Ho l'impressione di esserci già capitato in questa stanza. La mia stessa impressione, Fernand. Ma siediti, siediti. Dimmi subito una cosa. Hai sempre il solito avvocato? Ah, come no? L'avvocato cambia. Ah. Io sono fedele. Vuoi che lo chiami? A me non fa né caldo né freddo, cosa da dirgli? Ma se vi diverte buttarlo giù dal letto. Allora, Luca, scusa. Siga. Fai chiamare l'avvocato Gambià e poi. Siga. Avverti Merz per la prova della parafina. E fa subito perquisire le abitazioni. Siga. E intanto discorriamo un po', eh? E perché? No. Delle corse dei cavalli? Così, cosa ci facevi ai mercati generali? Diavolo, so che ti hanno visto, ci sono i testimoni. E parla, disgraziato. No, non ti inquietare, non ti inquietare, finirà per parlare con le buone. Dopotutto è un uomo ragionevole, no? Cosa credete, che io non vi capisca voi? Poveretti, avete preso un granchio e adesso siete un po' nervosi. Amadio, gli tolga le manette. Luca? Sì, capo. Vieni, vieni, porta dentro. Andiamo. Ehi, lo riconosci? Io? Mai visto. Sta a sentire. La voce di quest'uomo la riconosci? Posso sbagliare, ma credo che sia la voce di Jean Lussac. E allora? Beh, a Jean piacciono molto le donne. Allora? Questo che parla non sei tu? E con questo? Ma Rosalie, la conosci o no? Beh, potrò avere tutte le amanti che mi pare, no? E solo vi pregherei di non dirlo a mia moglie. Io telefono a Rosalie tutte le notti. È fuori di casa. Voi mi capirete. L'Aubière. E così Fernando lo conosci neanche tu, eh? No, no, subiamo. Lucia, sei stanco, indispettito, ma dominati. Non tieni niente così. E tu cosa facevi al Café des Amis? La partita. E lui sa come lo conosci. Gli ho venduto la Mercedes e deve ancora finire di pagarla. Ah, commerci in macchine? Ho un garage a Puteaux. Ah, tu hai un garage a Puteaux? Lo riconosci, signora Lussac? No. Ed io cosa vado dicendo da più di due ore? Non ho mai visto né conosciuto nessuno di quelli. E in quanto a Rosalie, sono uscito dal penitenziario senza un soldo. Un compagno mi dice: se ti serve qualche cosa, vai a casa della mia amica. E io cosa dovevo fare? Dormire sotto i ponti? Eh?
la verità, Jean. Mi hanno garantito che se dici la verità ne terranno il massimo conto. Jean! Ma che verità vuoi che ti dica? Che ho un amante? Ebbene, sì, è vero. È vero. È vero. Ti chiedo perdono, ma è così. Sono un disgraziato. Ti ho tradito, Jacqueline. Ma non ho fatto altro, ti giuro. Jacqueline! Dei peli del gatto? No, ancora no. No? Ma hanno riconosciuto la fotografia di Quandè. Ah, sì? Ma chi l'ha riconosciuto, scusa? Io avevo distribuito la fotografia di Quandè ai miei uomini e l'avevo passata anche agli altri commissariati. Ah, sì, questo lo so. Beh, e allora? Un agente ha finito per infilare la strada giusta. Mm. Una piccola trattoria in fondo a Rue Caulaincourt. Lì hanno riconosciuto subito Quandè. Era un cliente abituale. Ci andava spesso con una donna. No, con una donna. E da molto? Sì, da qualche anno. Li chiamavano gli innamorati di mezza età. Pare che passassero le ore a guardarsi e poi uscivano tenendosi per mano. Quandè faceva di queste cose. E da qualche anno. Senti, ma conoscono la donna? Sì. Il cameriere la mattina l'incontra ogni tanto al mercato vicino. Mm. Così ho fatto indagini e ho trovato dove abita. Fa la modista. Si chiama Evelyn. Evelyn Schneider. Andiamo a vedere, eh? Commissario, lei avrà da fare qui, sarà occupato. Ho saputo che stanotte ha avuto una nottataccia, c'è stata battaglia. Sì, è appena cominciata, sai. I nostri eroi, i loro avvocati sono ossi duri. E stasera alle 10 scade il fermo di 24 ore. Se nel frattempo non troverò il modo di incastrarli, li dovrò rilasciare. Ma allora, commissario. Allora che? Dimmi un po'. In che ore sono adesso? Sono le 7:20. Ah sì? Vabbè. La battaglia non comincerà prima di 2 ore. Mi aspetto da un momento all'altro una telefonata del sostituto Carnavello. Caro Maigret, il caso Quandè non è più di sua competenza. Ma prima che me lo dica lui, vado a sistemare una cosetta. Dopotutto, Quandè lo conoscevo da 20 anni, era quasi un amico. Andiamo con me. Grazie. Ho sempre avuto il presentimento, sempre. E come mai? Non so. Eravamo troppo felici. Le parlava mai, onore, del suo lavoro? No. E lei non gliel'ha mai chiesto? Qualche volta. Ma non potevo essere indiscreta. Sapevo che spesso doveva partire. Una volta gli chiesi di sua madre se era viva. Diventò rosso. E allora pensai che vivesse con me. Non gli ha mai chiesto di sposarlo?
No, perché avrei dovuto farlo? Se Luna me lo chiedeva era certo per la madre. Ci sono molti più uomini di quanto non si creda che non si sposano a causa della madre. E arrivano a 40 anni che sono davanti a noi, poveri bambini. Forse era proprio il caso di Onore. Mi scusi, signorina, se sono indiscreto, ma Onore le dava mai del denaro? Sì. Tante volte ha cercato di darmene, ma ho sempre rifiutato. Faccio la modista, ho una buona clientela. Comunque, per non dargli l'impressione che vivesse alle mie spalle, il tempo che stava qui, accettavo metà dell'affitto. Avete fatto qualche viaggio assieme? Sì. Una volta siamo andati a passare le vacanze in montagna, in Savoia. Ricordo che mi fece vedere le Alpi svizzere. Là c'è il mio paese, diceva. E poi siamo stati anche sulla Costa Azzurra. Senta, lei non è più una bambina. Ho quasi 40 anni. E non si è mai chiesta nei 10 anni che l'ha conosciuto in che modo vivesse? Sapevo che commerciava in francobolli. E non sospettava che avesse altre risorse, un'altra specie di attività? Ma quale? Lei lo sa. Allora mi dica, cosa faceva? Faceva il ladro, signorina Evelyn, il ladro di professione. Lui? Onore, ma non è possibile, non ci crederei nemmeno se lo vedessi. Onore non... No, le dico che ha rubato tutta la vita, dall'età di 16 anni. Quando era a Losanna finì il riformatorio, da dove scappò per arruolarsi nella legione. Questo sì, me l'aveva detto. Quando notai il tatuaggio che aveva sul braccio. Però non l'aveva detto che aveva scontato 2 anni di prigione. Io, signorina, la conoscevo bene. Non ero un ladro comune, questo no. Non aveva complici, non frequentava l'ambiente. Conduceva una vita ordinata, i suoi colpi li meditava a lungo, poi tutti in case ricche. E non aspettava che la casa fosse vuota, no, voleva cogliere la gente nella loro intimità. Vede, uno psicologo potrebbe spiegarglielo meglio. Mi dica, se può, non aveva mai ucciso nessuno, vero? Mai, glielo posso garantire, mai. E lui? Chi l'ha ucciso? La polizia? No. Allora, quelli da cui era andato per rubare? Beh, non lo sappiamo ancora con certezza, signorina Evelyn. Beh, adesso mi stia bene a sentire. Noi non siamo qui ufficialmente, non abbiamo nessun mandato. Voglio dire che lei aveva tutto il diritto anche di non farci entrare. Adesso non so se mi capisce. No. No, non mi capisce. Insomma, tutto quello che lei mi ha detto non figurerà. Ma sappia che quando si saprà del suo legame con Onore, verranno ad interrogarla ufficialmente con un regolare mandato. E io cosa dovrei fare? Beh, voglio dire che allora sarebbe troppo tardi, che se lei nel frattempo fosse... Beh, insomma, il suo Onore non le ha lasciato nulla qui, che so, dei vestiti, altri oggetti, Sì, qui c'è la sua valigia. Ecco, vede, ecco, c'è la sua valigia. È normale, stando con lei così sovente, è naturale che abbia lasciato qui una valigia. Con le sue cose più importanti e più delicate. Immagino che abbia lasciato anche le chiavi, autorizzandola ad aprirla nel caso poi gli capitasse qualche incidente. No, veramente no. Non mi ha lasciato le chiavi, ma se vuole potrei... No, aspetta, per carità, io non ho alcuna veste per farlo. Volevo solo dire che non mi stupirei se nella valigia ci fosse...
qualche cosa, non so, del denaro, dei preziosi, non so, francobolli. Se non proprio un testamento, sa, una lettera, non fosse altro che per avere cura di sua madre in caso di disgrazia, lei mi capisce? Ecco, lei è in un certo senso libera di farne quello che vuole. Commissario? Sì. Senta, prima però che qualcuno dalla polizia torni qui ufficialmente, perché allora, signorina, allora sarebbe troppo tardi. Voi non siete contro di lui, contro un re. Grazie. Bene. Faccia forza, signorina, eh? Su, su. E non dimentichi quello che le ho detto, eh? No, cara signora Maigret, e no, cosa vuoi farci? Il pranzo lo sto facendo. No, stai tranquilla. La cena? Beh, la cena dipenderà da questo signore e dai suoi amici. No, non aspettarmi, ciao. Allora, Paolo, ti ripeto che ormai lo sappiamo chi ha sparato e ti conviene dire subito la verità. Ma di che spari parla? Pronto? Alla buona. Cosa? Tutto il malloppo. Tutto, non manca nemmeno un soldo. Ma come, sotto il tetto di una macchina? Nel garage di Lubiera Putò? Magnifico, la poi, magnifico! Per te è finita, Fernand, questa storia. E anche per me. Senti, Luca, avverti il direttore, di che prenda lui le congratulazioni. Io me ne vado a casa, finalmente, a dormire. Voglio il mio avvocato. L'avvocato. Glielo dica anche lei, signora Maigret. Deve essere lui a comunicare la cosa al procuratore e a tutti. Signor direttore, veramente io non... Mi scusi, signor direttore, hanno suonato. La prego, Maigret. No, senta, la prego io, direttore. Due notti in bianco, andiamo. Non sono più un giovanotto. Ha fatto 30, faccia 31. Sì. Farà tutto un sonno stasera. No. La maggior parte dei complimenti. Spetta a lei, io mi sentirei un usurpatore. No, prego, si accomodi. Maigret. Oh, Fumel. Hai qualche cosa da dirmi? Sì, ho rintracciato la coperta di gatto selvatico. Bravo. Bravissimo. Vieni avanti, allora. Grazie. Dov'è questa coperta? Non lo so, commissario. E ho paura che non esista più, però è esistita. Il garagista di Rue Marbeuf l'ha veduta alcuni giorni fa. E così anche il benzinaio, il giorno stesso in cui venne ammazzato Candé. Lo sente, direttore? Stiamo sfondando su tutti i fronti. Forse abbiamo in mano l'assassino di Candé. E dove l'hanno vista questa coperta? Nella macchina di quel giovane che la signora Wilton fa passare per suo segretario. Come? Fa passare per... Sì, perché non è il suo segretario, no, è il figlio di Sir Wilton. Il figlio di Sir Wilton? Sì. E tu spiattelli una notizia con quella faccia da funerale. Una notizia così importante, dico. Ma... Andiamo, Fumel, questa è la volta buona che ci scappa la promozione. Ma che, commissario, sì. No. Sarà già molto se non mi rispediscono a regolare il traffico. Altro che promozione. Perché, cosa è successo? Il rapporto sull'inchiesta Candé che avevamo scritto per il signor procuratore, il signor procuratore l'ha fatto leggere al sostituto Kernavel e mi hanno fatto chiamare immediatamente. Non vi vanno i sospetti contro i Wilton, immagino. Avrebbe dovuto vedere che faccia hanno fatto. Gliel'avevo detto, Maigret, di usare la massima prudenza. Sì. Vabbè, non ti preoccupare, Fumel, adesso ci penso io. No, signora Maigret, preparami il vestito. Ma... Che no. Cosa vuoi fare? Niente, caro, ti ho detto preparami il vestito. Dai, stai tranquillo, Fumel, non c'è niente, vedrai. È così. Mi ascolti, Maigret. Che c'è? L'affare quando non è più di sua competenza. Ormai è provato che non ha niente a che fare con le rapine.
Beh, per l'appunto, adesso ci ho tolto di mezzo quei banditi, proprio adesso ho il diritto di occuparmene, no? Ma che cosa hai in mente di fare? Combattere contro i mulini a vento. Lo so, signor direttore. Mi scusi, permesso. Riassumendo, lei, signor commissario, accusa la signora Wilton e il figlio di Sir Wilton di aver ucciso Honoré Condé. No, io non formulo accuse ancora, no. Ma se mi si lascia mano libera, ho molte probabilità di trovare tutte le prove. Mano libera? Sì. Ma signor commissario, si rende conto? Maigret, come e perché la signora e il giovane avrebbero ucciso Condé? Io lo vedo come fossi stato presente, signor procuratore. Condé entra nella villa. Lui non ha mai avuto bisogno di chiavi e di complici. Entra e lui va a colpo sicuro dove c'è quello che gli interessa. Ma per la prima volta nella sua vita il ladro fa rumore. Allora, non so, gli casca un oggetto, una sedia, lo sentono, lo scoprono e lo fanno fuori. Perché mai? Bastava immobilizzarlo e poi chiamare la polizia. No. Beh, la signora e il figlio di Wilton non potevano affrontare lo scandalo. Sir Wilton avrebbe scoperto la loro tresca e tutti e due campano col denaro del vecchio. Beh, in sostanza, lei afferma che tra la donna e il giovane... No, signor sostituto, no, io non affermo questo. Può persino darsi che il pudore sia salvo, ma è certo che fra di loro ci sono interessi comuni. Ecco, domandi al signor direttore. Lui si è informato sull'usanza di quella gente. Per mettermi in guardia, è vero, direttore? Per il vecchio, la sua ex moglie e il figlio non si conoscevano nemmeno. Confessare di essere stati in casa di notte, insieme, significava perdere il protettore e il suo denaro. Per questo non potevano chiamare la polizia. No, io non accuso il giovane di aver voluto uccidere Condé, no. Deve averlo aggredito per scacciarlo. L'ha colpito con una delle statuette di bronzo del salotto. Quando è caduto, morto, poi bisognava liberarsi del cadavere e ad evitare che, riconoscendolo, si potesse arrivare a loro, così lo hanno sfigurato con quella statuetta e poi... Nessuno di voi mi crede, vero? Sua tesi, non chiamiamo l'accusa, è molto grave. È grave e senza prove. Ma una prova ce l'ha data il commissario. Eccola qua. Già, tre peli di gatto selvatico. Per ridicoli che possono sembrare, potrebbero essere... Una prova. Sono stati trovati sul cadavere, appartengono a una coperta da viaggio che si trovava nell'auto di Wilton figlio. Con quella macchina probabilmente è stato trasportato il cadavere. Ma stranamente questa coperta non si trova. Vabbè, l'avranno distrutta. Ma quella è gente ben consigliata, favorita. Non è vero, signori? Maigret, la prego. Beh, insomma, stringi di tutta la sua ipotesi, resta ben poco. Già, tre peli di gatto selvatico, Beh, caro Maigret, io... Caro signor procuratore, per carità, capisco benissimo. Anzi, era tutto previsto. Però, se riprendessi in mano l'inchiesta e senza guardare tanto per il sottile, se andassi a casa... Wilton a dire quattro parole alla bella signora, se andasse a prelevare il giovane Wilton per un incontro a quattro occhi, non credete, signori, che in un paio di giorni salterebbero fuori tanti di quei peli di gatto da mandare qualcuno in galera e qualcun altro magari esercitare il suo ufficio in provincia? Maigret, la prego, non è il caso. Beh, non tema, signor procuratore, non tema, sono soltanto parole.
Per dargli più forza sarei tentato quasi di dare le dimissioni, seduta stante. Ma sarebbe un gesto sprecato per uno che è vicino alla pensione. E io non sono più così ingenuo. Anche se lo volessi, chi mi permetterebbe di fare giustizia creando scandalo sul nome di un potente? Vero, signori? Arrivederci. Ah, dimenticavo. Signor procuratore, è stato trovato tutto il denaro rubato dai rapinatori. No. Sì, gli arrestati hanno confessato, l'inchiesta è chiusa, riceverà il rapporto dal signor direttore. Lei aveva ragione. Beh, ah. Complimenti. Sì, grazie. Cos'è? Ah, questo non è niente. È un ricordo. Un ricordo di un amico. Ah, un'ultima cosa, signor procuratore. Le sarò molto grato se appoggerà la mia richiesta di promozione del brigadiere Fumel. Come avrà sperimentato, è uno dei migliori elementi della polizia. Signor procuratore, signor sostituto, direttore. Sono venuto a portarle questa... è l'ultima pipa di suo figlio. Grazie. E grazie di tutto. La signorina è venuta per... Ho seguito il suo consiglio, commissario. No, beh, consiglio no. Guardi, io non le ho dato un consiglio proprio. Ah, sì, sì, certo. Comunque, la valigia è qui. Ah, bene, bene. Bene, allora... Arrivederla, signora. Arrivederla. Signora. Come vede mio figlio? Già, appunto. Arrivederci, signora. Cosa fai qui? Ero venuto per la signorina. Andiamo, ti pare questo il momento, il luogo, andiamo, scusa. Coi delinquenti ci sai fare, ma con la penna e con le donne c'è un vero disastro. Sai? Io una brava ragazza. Ma cosa sono? Non è una meraviglia, eh? Guarda, la vigna proprio sotto casa, ti alzi dal letto e vendemmi, hai visto? Comoda, eh? E guarda questa qui, non è un'occasione, questo è un modesto affitto da pensionato statale, guarda che interno, meraviglioso. Ma sei proprio un bambino, Maigret. Eh? Ti sei attaccato a questa idea della campagna con l'ostinazione di un bambino. Ne parli come se fosse un capriccio, andiamo. Insomma, ragioniamo, vuoi? Sì. Tu hai fatto sempre il tuo lavoro con la passione e con l'abilità che tutti ti riconoscono. Ma hai avuto anche tante soddisfazioni, mi pare, no? E questo lavoro adesso non lo sopporti più. Non so, a Parigi tu sei stato considerato quasi come un re. E ora scopri questa insofferenza per la città. Ma perché? È per il mondo che è cambiato? O forse perché sei tu che invecchi? No, sono domande da farci, signora Maigret. Andiamo. Certo che invecchio. E allora, scusa, non è meglio invecchiare tranquillo fra le cose che ti sono familiari, senza cambiamenti, preoccupazioni. Maigret. Lascia perdere la campagna. No, mia cara, no. Perché, vedi, signora Maigret, non è grave invecchiare. L'importante è non averne la sensazione. Sì, e in campagna ci sembrerà di cominciare da capo. Vedrai, sì. Avremo una nuova casa, dei fiori, frutto, un buon vino nostro. Sì, lo so. Lo so come la pensi tu, Tu zapperesti, faticheresti come un vero contadino pur di realizzare quello che ti sei messo in testa. Sei sempre stato un testardo e un prepotente, lo sai, eh? Ma poi guarda, lasciamo andare. Tu lo sai già come va a finire. Come va a finire? Finirà che io, come sempre, ti darò ragione. Ah.
sera non so più cosa far da mangiare. La notte, dove appoggiar la testa per dormire, se non ci sei tu. La casa è troppo grande ed io da sola non ci resisto più. Corro a cercare un amico che non abbia niente da fare e voglia star con me a sentirmi parlare, 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 parlare di te. Se non ci sei tu, non me ne importa più di riordinare il letto, di scegliere un vestito nuovo, non mi importa più, io mi sento giù. Poca voglia ho di lavorare, mio Dio come mi sto lasciando andare. Sentirmi parlare, 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 parlare di te.